E si parte in 10, 9, 8, 7, 6, lasciate perdere il timer. 5, 4, 3, 2, 1. Quasi, eh? Quasi, quasi giusto il timer. E... piccoli incubi. Buonasera, amici videospettatori. Buonasera e benvenuti. Mi sentite forte e chiaro, vero? Buonasera e benvenuti in una nuova live di Little Nightmares della nostra Blind Run. Grazie a Polly PPS che si abbona per un anno insieme, grazie ai Seijin Now che si abbona per il 18° mese. Ora sistemiamo le luci, ragazzi. Ho recuperato gli scorsi episodi in past e ora guardo questo in live con la pancia piena da Pasqua. Vi si ama, grazie per la compagnia che mi fate ogni giorno da tanti anni. Non vedo l'ora di avere delle entrate mie e potervi supportare con la Tier 1. Grazie. Grazie a Carpacoi che si abbona per il 25° mese, grazie a Manku 020892, che ecco qua, le luci sono arrivate, che si abbona per la prima volta, grazie a 06 Decros che si abbona per il 4° mese, grazie a Eddie che fa partire Life Train, 2 anni insieme, buona Pasqua. Ho appena scoperto che l'avionista di Zimmer nei suoi concerti si chiama Rusanda Panfili, e niente, pensavo fosse un nome tirato fuori da Saido, beh sì. Ma esiste davvero? La violinista? No, ma va. Rusanda Panfili. Me ne parlava Paolo. Ciao, me ne parlava Paolo, la violinista di Zimmer. Non si chiama Rusanda Panfili? Se si chiama Rusanda Panfili, cercala. Lo farei. Grazie a Dederica che si abbona per il 5° mese, o Dederica, grazie a Crazy Gaming che ci fanno danza. Ciao, sai, sono Crazy 90. Allora era violoncellista quello di cui parlava. Tina Guo, ecco. Mi parlava di Tina Guo. No, e la violinista si chiama Rusanda Panfili per davvero. In realtà l'ho creata io, proprio tipo golem d'argilla. Sì. E proprio lei, proprio lei. Allora... invece Tina Guo è una dei grandi amori di Paolo, per quello che è rimasta. Ciao Said, sono Crazy90 e volevo dirti che ispirato da te oggi ho fatto la mia prima live su Twitch.
Ma tu pensa, ti ho anche provato a raidare durante la live di Elden Ring, non so se ci sono riuscito però. Comunque spero di riuscire a diventare come te. E piano piano, piano piano, con forza e con impegno. Non so se è arrivato il raid, ragazzi, io durante le live di Elden Ring ho la chat vietata da Mike. Quindi vi leggo solamente dopo quando riguardo il ricaricamento. E però non posso purtroppo vedervi durante. Quindi magari è arrivato il raid ma non me ne sono accorto. Comunque grazie in ogni caso, anche solo per il pensiero. E Swing Sultan ci conferma di essere il violino. E quindi sì, Fenrir Almeara si abbona per il 18° mese. Anzi, Fenrir, mi dico sempre Fenrir. Vabbè. Fenrir Almeara si abbona per il 18° mese. Kimbruz regala una sub. Ce la posso fare, dislessia, portami via. Noisy Odin per il 13° mese insieme. Buona Pasqua e buona live. Matteo G87 per il 22° di Tier 1 come Fenrir. Ciao ragazzi, buona Pasqua. Siccome domani è Pasquetta, tiriamo fino a tardi. Un abbraccio, siete sempre meravigliosi in quello che fate. Purtroppo per voi è Pasquetta, ma per noi è un semplice lunedì. Quindi no, non tiriamo fino a tardi, però insomma faremo dell'ottima liveanza, questo senz'altro. Grazie a VirusAP77, che si abbona per il 5° mese, si torna con i piccoli incubi. Dai, grazie mille ragazzi, grazie del supporto. 3250 sub, 3400 al sub goal. Sono 152 in meno, 148 perché Nico Cubi ha il palle max e regala due subanze. Grazie mille Nico, grazie dello splendido regalo, grazie mille. E ragazzi, vi comunico quello che ho comunicato anche in una live sponsorizzata, ma sicuramente, dato il ricaricamento negato tra mille virgolette alla live sponsorizzata, a meno che il cliente non lo richieda, lo dico anche qui, lo ridico anche qua, in modo tale che rimanga per sempre cristallizzata questa informazione, non solo nella memoria dei nostri seguaci, ma anche nel canale di ricaricamento, se ne è chiara. Grazie intanto a Dryden, che sia buona per il 7° mese. Ciao Saido, buona Pasqua, non vedo l'ora di vivere insieme a te il finale di Little Nightmares. Non penso sia oggi, cioè non mi aspetto che sia oggi, almeno altre due live. Mi pare che la volta scorsa i mod parlassero di 3 o 4 live. Figurati, abbiamo 10 giorni per finirlo sostanzialmente prima di Stanley Parable, yeah. Quindi in teoria poco manca a finirlo, dobbiamo impegnarci affinché il 27 sia The Stanley Parable Day. Allora, dicevo... Io la so sta cosa? Beh sì, certo, assolutamente. E che cosa vi ho detto durante la live sponsorizzata di Nvidia? Che durante le blind run, ma questa è la prima blind run che capita praticamente dopo quel giovedì, o meglio, la prima blind run non Dark Soulsiana, non Elden Ringiana, e cambieremo atteggiamento in chat. Ok, con proprio il a partire ecco dal modo in cui i moderatori si interfacciano con voi. Questo perché abbiamo dato una direttiva ai moderatori ormai vecchia di un anno e mezzo fa, e questa direttiva di un anno e mezzo fa si è rivelata ormai da diverso tempo non funzionale e abbiamo deciso di metterci un punto. Quindi cosa accadrà? Accadrà che durante le blind run vi leggeremo meno del solito. Avevamo voglia di... sì, da Omori credo anch'io, Marco, insomma veramente un anno e mezzo almeno. Avevamo voglia di... l'eccessivo ardire di voler leggere la chat anche durante, grazie Civic della sub, anche durante le blind run più, diciamo, intime come questa. Perché crediamo in uno streaming, grazie Nico Cubi che regala una sub, crediamo in uno streaming, non c'è due senza tre, giusto? Crediamo in uno streaming che sia interattivo con l'utenza, con i ragazzi che ci seguono. Non può esserlo come vorremmo noi, semplicemente perché come lo vorremmo noi è legato a un momento di questo canale, non dico preistorico, ma comunque ormai molto lontano dall'attuale verità, cioè da una popolazione, ecco, durante le live molto 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 fortunatamente gremita. Quindi cosa succede? Succede che i mod inizialmente provavano a mutare le persone che facevano backseating, una cosa molto fastidiosa e che mina la serietà del contenuto e la godibilità del contenuto sia da parte vostra che da parte nostra nel realizzarlo.
Però purtroppo i moderatori ormai investiti da numeriche importanti, insomma, voglio dire, per esempio in Elden Ring prima eravamo 2000 persone, non riescono a capire spesso e volentieri chi stia facendo backseating, chi non lo stia facendo, chi scrive un messaggio con una particolare parola perché in realtà intendeva che non si riesce, ecco, in tempo reale a difenderci dal backseating, dal foreshadowing, dagli spoiler in maniera efficace. E quello che si era generato era un clima nel quale praticamente, quasi di stato di polizia, nel quale quasi tutti gli utenti avevano paura di scrivere qualcosa per appunto il timore di essere mutati. Noi non possiamo accettare una cosa del genere, non possiamo pensare che ci siano persone che non guardano più le nostre dirette in diretta, ma in past solamente perché hanno paura di scrivere, perché questo vuol dire non farvi rilassare, e il nostro lavoro è farvi rilassare. Il nostro lavoro è farvi svagare. Se voi venite qui a star tesi perché avete paura di scrivere ciao e magari avendolo fatto vi arriva il mute, ecco, questo non può essere da parte nostra accettabile, perché il nostro lavoro, ribadisco, è quello di regalarvi ore di spassionato divertimento e spensierato soprattutto. Quindi che cosa faremo? Leggeremo di meno, perché se i mod saranno più permissivi con voi e quindi vi lasceranno scrivere durante le esplorazioni c'è un segreto lì, c'è un segreto di là, attento, c'è, se vai avanti c'è un nemico, voi potrete scrivere queste cose, non verrete mutati. Chiaramente non potete spoilerare il gioco, quindi non potete scrivere il boss finale è questo, il prossimo boss è un tizio che fa il cuoco. In quel caso venite direttamente bannati, ma come sempre è stato, ma come in realtà nessuno ha mai fatto. Aspetta, perché secondo me è difficile da capire dal loro punto di vista. Partite dal presupposto che tante altre persone che seguono la live sono blind come voi. E sono blind come noi, perdonate, come noi. Non preoccuparti. Quindi, di partenza, se andate a scrivere uno spoiler fatto e finito dentro la chat, anche se noi non vi stiamo leggendo, comunque state pubblicamente mettendo a rischio l'esperienza delle altre persone che come voi partecipano alla chat. Quindi lo spoiler, a prescindere, è una cosa che rimane sbagliata. Certamente. Anche perché sicuramente noi possiamo soltanto consigliare a quella fetta di utenza che segue i giochi che portiamo essendo in blind e volendo riscoprire come noi, di fare come noi e non leggere. Però noi abbiamo comunque la possibilità di goderci lo stesso il momento, perché fa parte, no, dell'intrattenimento. Il parlare con voi anche senza leggervi comunque è una comunicazione, anche se momentaneamente certamente a senso unico. Al contrario, essere dalla parte dell'utente che è in blind, che quindi vuole seguire e non può scrivere in chat perché altrimenti poi si becca lo spoiler, significa che è molto più da solo nel vivere l'esperienza e non può farlo con chiaramente. Quindi lo spoiler bello e buono è comunque vietato. Assolutamente. Questo non è un discorso. Ma questo che è sempre stato così. Ecco, questo non è un discorso che significa che allora gli spoiler vanno bene. Il discorso del backseating, al contrario, è una cosa che dà fastidio a noi. All'utente che segue il gioco e non conosce il gioco, importa poco scoprire che c'era anche un altro segreto, perché tanto quel gioco non lo sta giocando in prima persona, ma sta seguendo la nostra run, quindi se anche legge in chat, esplora meglio di là, la sua esperienza non viene modificata, no, certo, tanto quanto la nostra. Questo che cosa significa? Che quindi da parte nostra ci sarà la divisione del momento in cui non abbiamo modo noi personalmente di vedere la chat, quindi voi siete tendenzialmente lasciati liberi di scrivere quello che volete, sempre comunque senza spoiler, e i mod non andranno a eliminare i messaggi di backseating, ok? Certo. Perché quelli, appunto, anche nel momento in cui vengono il counter, no, ogni tanto s'aggiorna, non so. Non lo so, penso che funzioni de merda come al solito. E dicevo, messaggi di backseating, naturalmente comunque vi invitiamo a evitare, ma perché, e questa è una considerazione personale, ma io spero che sia condivisa, se state vivendo l'esperienza della live e l'unica cosa in più che avete oltre al recepire quello che possiamo dire e fare noi
è una conversazione piena di guarda di là, guarda di qua, guarda meglio lì, lì c'era un segreto. Non lo so, non mi sembra un valore aggiunto poi così importante. Secondo me sarebbe più interessante per voi usare la chat per effettivamente confrontarvi su quello che sta succedendo. Esattamente. Magari potete parlare di teorie vostre, magari potete, non lo so, dire io avrei preferito andare da quell'altra parte. Per quale motivo? Perché secondo me di là poteva essere interessante, piuttosto che essere questo scontrino di guarda di là, solleva quella botola. Però. Quindi come ci comporteremo noi? Noi praticamente da una parte andremo a leggervi al 300% quando si parlerà di storia, quando una boss fight sarà finita, quando c'è un momento particolare del livello nel quale l'esplorazione è ferma, ma stiamo magari osservando un incredibile sfondo, tipo i tizi ciccioni che passavano nel Sì. ponte. Allora lì ci fermiamo e ragazzi, guardate, incredibile, sta arrivando questa masnada di persone che sembrano effettivamente rappresentare la gola di peccare all'interno di quest'isola galleggiante. Allora, top. Ma mentre in Little Nightmares siamo, per esempio, ad esplorare una nuova zona con nuovi enigmi, siamo girati Esatto. verso lo schermo in modo tale che non sia possibile in alcun modo rovinarci l'esperienza, perché purtroppo ogni singolo consiglio rovina l'esperienza, ci rende meno blind e ci rende automi che eseguono gli ordini impartiti dalla chat. Lo so che lo fate perché vi sembra in quel momento Di dare una intelligente o di dare mano. una mano, purtroppo è invece un danno ogni volta che noi scopriamo attraverso di voi senza chiedervelo un elemento del gioco, perché toglie ogni fascino della scoperta e molti utenti, la maggior parte, si collegano qui in chat per vedere attraverso i nostri occhi la magia della scoperta del videogioco. Quindi togliere alla blind run la scoperta è togliere a una macchina quattro ruote. E quindi ecco perché ci vediamo costretti, ma in realtà non la voglio comunicare come una costrizione. Ci vediamo a dover renderci conto di come stanno le cose in questo canale al 2022 del 17 di aprile. Siete migliaia di persone collegate ogni volta in streaming, non possiamo purtroppo più permetterci di leggervi sempre. Perché l'alternativa a leggervi sempre è leggervi sempre, cioè perdonatemi, l'alternativa se vogliamo leggervi sempre è farlo, ma i mod devono stare attenti a destra manca a quello che scrivete. E non solo, vi dirò, non serve manca un cazzo. Perché tanto i mod, pur mutandone 10, non riuscivano a mutarne 50 e a noi arrivavano comunque i consigli, comunque. E infatti, proprio in Little Nightmares c'è stato per me un exploit di questa cosa. A un certo punto io stavo provando un indovinello finché un tale scrive: non si è accorto dei libri. E io mi sono ovviamente accorto dei libri ed è finita tutta la magia di esploriamo la stanza, vabbè, troviamo i libri. E insomma, morale della favola: d'ora in poi sarà così. D'ora in poi sarà così. E questo spero che, insomma, aiuti anche a vivere in maniera più serena la diretta, le dirette. Potete scrivere quello che volete, tranne ovviamente i super spoiler, come abbiamo detto. Esatto. Il resto scrivete quello che vi pare. Se in passato vi avremmo letto dopo il secondo try di un boss, stavolta vi leggeremo dopo il sesto, quando siamo sicuri che girandoci in chat troveremo effettivamente un consiglio, ma magari a quel punto lo vogliamo noi. Siamo arrivati al Certo. sesto try e non abbiamo capito un cazzo di quel boss. Oh, ragazzi, come si fa? Lo leggiamo, ok? Al contrario, questa è la situazione del tipo, la meccanica è insormontabile, quindi guardiamo la chat. Al contrario, nel momento di pausa in cui diciamo ok, abbiamo finito di esplorare la cosa, la stanza, stiamo per passare alla prossima stanza, ci fermiamo un attimo a tirare le fila di quello che abbiamo detto e facciamo l'ipotesi che poi porteremo avanti. Naturalmente in quel momento vi leggiamo e vi avviseremo quando vi leggiamo. Se usate quei momenti lì per
per fare foreshadowing, quello non va bene. Quello non va bene, chiaramente. Chiaramente non approfittate del fatto che ci sono pochi momenti per leggervi, per infilare in quei momenti foreshadowing fuori contesto. Tipo, stiamo parlando del tizio che mangia, vedessi che succede dopo. Lì venite ovviamente sempre falciati, però diventa colpa vostra a quel punto al 5000%, perché esatto. Cioè, non c'entra neanche nulla con quello di cui stiamo parlando, esatto. Ok? Quindi questa è una cosa che credo sia piuttosto insomma comprensibile e giusta. Quindi mi raccomando, durante i momenti di speculopoli sulla trama si parla di speculopoli, non si parla di cosa abbiamo perso nel livello prima, che cosa dobbiamo stare attenti a fare nel livello dopo. Ma insomma, questo non l'avete mai fatto. Giustamente Chiara anticipa perché dice... Non l'avete mai fatto perché lo potevate fare prima. E se invece adesso non lo possono fare più, che fanno? Ve lo diciamo adesso, così insomma siamo tutti quanti sereni. Riconosciamo quindi il nostro errore. Riconosciamo assolutamente il nostro errore del aver cercato di mutare in ogni dove gli utenti. Non serviva, perché di fatto quello che in quel momento sarebbe stato funzionale sarebbe stato indubbiamente girarsi verso lo schermo, che è qualcosa che faremo da questo momento in poi. Grazie mille intanto alla May che si abbona per il 19° mese, grazie mille a Paellias che si abbona per il 5° mese. Ciao Saido, la tua indole positiva mi ha spinto ad essere una persona migliore. Accidenti. Allora, oggi ho deciso di lasciare il mio posto sull'autobus a un'anziana signora. No. Mi hanno ritirato la patente e ora rischio il carcere. Peccato, mi piaceva fare l'autista. Grande, bella, non me l'aspettavo. Grazie a Lilium42 che si abbona per l'11° mese. Non c'entra nulla, ma grazie ragazzi per farmi compagnia in un periodo non troppo sereno della mia vita. Vi si vuole bene. Grazie a te della sub. Abbraccino. Anzi, della tier 1. Grazie. Grazie a Caspian Widowgast che si abbona per il 9° mese. Ciao cari, passo per un saluto veloce. Che emozione vedere l'anima oscura lì sullo sfondo. È proprio... Ah, ma si può dire adesso? Sì, si può dire. Non c'è mai. Allora... Perché poi si diffonde la voce. Capito, ragazzi, no. Cioè, io ho saputo di questa cosa, perché sono stata contattata da una delle persone che ha partecipato in modo da fare la cosa. È proprio lui. Ah, è nickname diverso, perdonami. Tra l'altro ci stavo chiacchierando prima, anche lui fan di Our Flag Means Death. Un'incredibile serie sui pirati gay, guardatela, è bellissima. E dicevo... Bellissima serie, ragazzi, bellissima. HBO culo che non è visibile in Europa. Comunque, io ho aiutato a mantenere la sorpresa. E secondo me è molto importante che a Michele non arrivi niente assolutamente. Di quello che può essere. Quindi, portate pazienza. La serie si intitola Our Flag Means Death. Quindi la nostra bandiera significa morte. È una serie in cui Taika Waititi interpreta Blackbeard, quindi Barba Nera. Cos'altro vi serve sapere per guardarla? Cioè, basta questo. E, comunque dicevo, portate pazienza, quando martedì poi anche Michele avrà avuto la possibilità di ritirare la sua, e esatto. la sera di martedì ne parleremo, insomma, vedrete. Un grazie enorme da parte di tutti i ragazzi del progetto per le bellissime parole di oggi. In intro Elden Ring, vi mando un abbraccione enorme, Nairi. Grazie mille, grazie a tutti voi che avete partecipato a questo splendido regalo. E lo vedrete martedì, cioè lo vedrete in realtà forse sì martedì dalle storie magari di Mike e dalle mie, visto che potrò fare outing del regalo. E poi venerdì insomma ve lo faremo vedere in live sicuramente. Io posso ricordare che per quella serie potrebbero approfittare di NordVPN. Ah, per Our Flag Means Death, beh sicuramente ragazzi, il NordVPN qua sotto e Godopolis. Grazie a Mozzarisella che si abbona per il 3° mese, giusto, ottimo. E buona serata. Grazie mille anche a Jerry Biscotti che si abbona per il 6° mese, Esplo 29°, tra l'altro Jerry Biscotti tier 1, Luca Tons 11° mese, Detective Barzotti fanno donazione. Il disegno divino è caduto finalmente nelle mani dei cittadini di Godopoli. Stanno tornando i riti, Barzotti stanno facendo qualcosa di strano, noi sappiamo che c'è questo foreshadowing di nuovo, indovinelli che stanno per arrivare alla nostra attenzione.
Grazie mille a Fuoco Blu che si abbona per il secondo mese, siamo a 2 mesi, vi ringrazio per la compagnia che mi portate qui su Twitch e su YouTube, continuate così, vi auguro il meglio. Grazie mille anche a George32 che si abbona per il sesto mese, ma questo tizio parla solamente o gioca anche? Baci. No, e oggi è la settimana del parlare, ve l'ho detto, guarda, arriverà la settimana. Ah, anche questa settimana? Sempre. Grazie a Zanget Seghiro che regala 2 sub e che scrive subbandosi. Da anni che vi seguo, sin dai primissimi Pokéfails, siete diventati uno... dei pilastri importantissimi della mia vita. Tutte le ore, le giornate passate a guardare i vostri video le porterò sempre nel cuore. Grazie Saido, grazie Chiara, grazie infinite. Ragazzi, grazie a voi, grazie a Tufa Splendido che regala 5 sub ed è questo il motivo per il quale abbiamo preso questa scelta di allentare la presa del mute ossessivo in chat e al contrario concentrarci noi di più sul gioco leggendovi un po' meno. Siamo una bellissima community, siamo una delle più grandi nel gaming di Twitch Italia, secondo me la seconda dopo Mike nel gaming, e quindi cioè, ragazzi, siamo una bellissima community, non è possibile che gli streaming si debbano macchiare di tensione per motivi XYZ legati al backseating. Backseatate quanto cazzo vi pare, non vi leggiamo in quei momenti. E poi invece nei momenti più speculopoli torniamo da voi e chiaramente lì stateci attenti, così che insomma tutto quanto sia più easy. E oggi faremo una prova di questo nuovo modus operandi. Grazie a Rondonoa che si abbona per il 15° mese, grazie a Coppolinco che si abbona per il 6°. Ehi, com'è andata oggi? Molto bene, è stata bellissima la diretta di Elden Ring. Hai preso le uova Pokémon? Se sì, quale figure hai trovato? Io ho trovato 3 Gengar su 3 uova. Non ho preso le uova di Pasqua, sono a dieta. E cosa? Mi fa morire Marcolino che ha modificato il messaggio e scrive: guardate Our Flag Means Death, grazie a Norvillian. Top. Grazie Marco. Top. Toppissimo. Incredibile serie. E dicevo, non ho preso l'uovo di Pasqua perché sono a dieta, voglio perdere la pancetta e quindi niente uova di Pasqua, si mangia solo 2/3 quadratini di cioccolato fondente al giorno come dolce, che fanno bene alla circolazione, secondo il mio dietologo, insomma è così. Grazie a Giaco che si abbona, Godopoli. Grazie alle Carpita, 13° mese insieme. Ciao Saido, ciao Chiara. Vi chiedo se potete spendere 2 minuti per sensibilizzare il pubblico verso lo sfruttamento delle colombe nel giorno di Pasqua. Trovo disumano vengano chiuse in un sacco di plastica dentro una scatola per poi venire addirittura mangiate. Ale, questo è un problema che credo pensavo fosse anche un messaggio serio. Colpisca tutto quanto il mondo circa dal 1621, se non mi ricordo male, momento nel quale c'erano ovviamente le buste di plastica. All'epoca erano chiuse nel filo spinato. Poi si è evoluto nelle buste di plastica e le colombe hanno avuto una vita piuttosto sfortunata negli ultimi secoli e diciamo che nel tempo sono nati anche dei difensori, ovvero i colombari, tra i quali la signora Martina, che era una dei più grandi esponenti. E Madonna, non sentivo Martina Colombari da almeno 15 anni. E quindi speriamo che le colombe effettivamente vengano in qualche modo, ecco, tutelate. Grazie allo scoiattolo che regala una busta di plastica e una salsa. Sono... Sì, incredibile. Sono un panettiere e posso dire che chiudere le colombe nei sacchetti è un dito dove non batte il sole. Ecco, ecco, esattamente. E tra l'altro, esatto, Dumbo Jungle lo ricorda, la Colombia è un po' dove sono scappate. Colombia! Le colombe che non sono state catturate nelle buste di plastica. Quindi ragazzi, una mano sul cuore, veramente basta alla violenza sulle colombe durante la giornata di Pasqua, nonché Pasquetta, che è una Pasqua un po' più piccola. Grazie a Keifilo che si abbona per il 10° mese, siamo a 10 sub, che bello potersi riabbonare con la presenza di Chiara, non è andata via, vi si ama. Grazie alla famiglia Ritti che fa un botto di donazioni, dobbiamo leggerle. Buonasera Chiara e Francesco, volevamo informarvi di qualche cambio all'interno della nostra famiglia. Filiberto, nostro 8° genito, ha deciso di proseguire per la sua strada, lontano dalla famiglia, per perseguire i suoi sogni. Noi siamo fieri di quanto fatto assieme a Filiberto ed appoggiamo completamente la sua decisione. In suo onore il suo nome rimarrà impresso nei libri della storia dei Ritti, in memoria di quanto fatto assieme e di quanto lui abbia significato per noi. Phil, grazie. Da una triste notizia però
può nascere sempre qualcosa di buono. Ad occupare il posto vacante di ottavo genito della nostra famiglia sarà Fiordalisa Ritti, che ha abbandonato la sua vita da Mosci dopo il rovinoso matrimonio con tal Sir Febo. Mamma mia! Ah, è Notre Dame! Mamma mia! È Notre Dame! Desiderosa di riscattarsi nella sua nuova vita, è pronta a dimostrare che essere Ritti non è solo questione di attributi. A Fiordalisa un caloroso benvenuto, a Filiberto un grande abbraccio da parte nostra. E a voi, Chiara e Francesco, ready? Assolutamente e sì. E Febo pezzo di merda. No, scusa. Però Febo del Notre Dame del Parigi molto pezzo di merda. Amo questa citazione, sono Poggata. Molto contenta. Molto poggata, sì. Febo è il capitano delle guardie. E Fiordaliso è la moglie. Impiccheranno le smeralde. Ragazzi, bellissimo. Notre Dame de Paris, mamma mia. Grazie a Lore che ci mette 100 bizzini. Sai, del mio animo del sud mi spinge ad attivare la moneta della nonna e dire: ma come sei a dieta? Sei così sciupato. Scherzi a parte, vi voglio bene. Vi assicuro, ragazzi, con la pancetta e la voglio togliere. E quindi bisogna workare hard per farlo. Basta. Ho deciso che voglio fare questa cosa nella mia vita: togliermi la cazzo di pancetta. Quindi lo farò, Gesù. Detto questo, vi ringrazio per le sub. Siamo a meno 17 sub alle 3300. Insomma, momento dopo il quale saremo a meno 100 e quindi saremo a Godopoli centro città. Ragazzi, riassunto di Little Nightmares e partiamo. Cioè, più che riassunto, speculo barra commento sugli ultimi avvenimenti. E poi si parte, visto che appunto vorremmo terminare questo gioco entro il 27 di aprile, momento nel quale cominceremo la nostra nuova serie insieme a Chiara, che è The Stanley Parable. Allora, voglio seguire lo stesso percorso del design di Pikachu. Sì, bizzarro modo per raccontarlo, ma sì. Little Nightmares. Nell'ultima puntata abbiamo assaporato l'idea che questo galleggiante potesse essere una sorta di resort degli orrori, nel quale dei ricconi o comunque degli uomini un po' depravati si ritirano per, inizialmente pensavamo, maltrattare bambini, poi successivamente si è trasformato in un mangiare bambini o comunque mangiare cibi proibiti. Quantomeno del mangiare ne abbiamo avuto conferma, perché questi uomini, alcuni mascherati, alcuni non, si spostano da una barca verso questo enorme galleggiante di latta per strafogarsi in maniera anche piuttosto grottesca, brava, non mi veniva il termine, ma grottesca è proprio quello che cercavo, di qualsiasi cosa: pesci, carni e soprattutto anche esseri viventi che si muovono, tant'è vero che spesso e volentieri siamo finiti vittime delle grinfie di questi cicciottelloni affamati che ci agguantavano per poi infilarci nella loro bocca. Quindi potrebbe essere un ritrovo per cannibali. Potrebbe essere un ritrovo per cannibali e non solo. Secondo me il concetto è proprio golosi, ma golosi senza etica, perché mangiano anche del pesce, del normalissimo pesce. Secondo me è proprio una questione di golosoni senza etica, che vengono qui a mangiare carni prelibate e carni proibite. L'alternativa è, ve lo ricordate, vi feci l'esempio di A Serbian Film, è che questi siano sotto stupefacenti o comunque qualcosa che li porta ad avere una fame esagerata e a voler mangiare anche un bambino che si muove. Però allora lì dovremmo arrivare a dire che anche nell'altra barca in realtà stavano maltrattando questi umani che venivano posti in una condizione di fame esagerata per poi essere trasportati qui dentro. Ciò che è certo è che poi questi adulti vengono sistematicamente uccisi. Di loro abbiamo trovato vestiti, valigie e scarpe all'interno della grande isola nella quale è ambientato Little Nightmares. E sappiamo anche che la nostra amica giapponese altissima, quella con lo chignon, osservava compiaciuta, mi permetto di dire, l'ingresso di questa fiumana di affamati. Cosa c'entra tutto questo con i bambini? Cosa c'entra tutto questo con l'eterna giovinezza che avremmo eventualmente legato a questa donna? Giusto, gente, tra l'altro, Dumbo Django che viene trasformata in pietra. Quindi abbiamo anche quello. No, manca ancora un bel tassello grosso.
Vedere il trasferimento di tutti quanti i clienti del ristorante da una nave all'altra, mi ha lasciato tra le varie opzioni che abbiamo vagliato più pendente sul loro non sanno effettivamente che cosa andranno, cioè non sanno effettivamente cosa andranno a mangiare, ma genericamente vogliono un posto in Sì, cui di possono mangiare tutto. Essere giudicati, avevi senza detto tu, essere no? giudicati, capito? E quindi sono disposti ad andarci anche senza avere un qualche tipo di sicurezza, no? Di garanzia di che posto è, c'è un qualche rischio che stanno correndo nel momento in cui stanno entrando in questo posto gigante in mezzo al mare, in mezzo al nulla. Però manca perché li ammazzino? Cioè, di base, anche il fatto che li facciano Perché fuori hanno è bisogno di una farli cosa che fuori? non mi Sono torna, perché d'accordo. realisticamente la cosa più logica che mi viene da pensare è che queste persone paghino. Paghino, esatto, che quindi ti servono per il Quindi business. perché dovresti toglierti Perché? Perché ci clienti manca il ed punto essere finale. costantemente quindi con la necessità di un rinnovo Concordo con te anche di clienti? perché non c'è nessuna prova che ci dimostri che i bambini mangiano gli adulti. Che tu potresti dire, vabbè, allora perché gli adulti diventano la carne da far mangiare ai bambini, ma i bambini non sembrano particolarmente. Erano in mensa, ma uno di loro ci ha passato del pane. Ci è passato del pane, Sicuramente i bambini quindi. sono più curati paradossalmente di questi adulti. Hanno una mensa, hanno un dormitorio. Questi arrivano, gli buttano in mezzo alla tavola di tutto e probabilmente di lì a poco li ingroppano. Questi non sembrano, cioè allora per gli ambienti che abbiamo visto dentro la nave, non sembra esserci essere prevista la possibilità che queste persone poi soggiornino. Cioè, poi magari non ci siamo ancora arrivati, però momentaneamente non sembrano esserci Sì. degli Hai alloggi preposti per tutte queste persone, ma ragione. semplicemente questa sorta di ristorante nel quale tra l'altro sembra che loro entrino subito, perché sembra che ci sia proprio una sequenza di eventi molto lineare, da quando noi Certo. li vediamo entrare dentro la nave galleggiante a quando noi li vediamo entrare dentro il ristorante, sembra esattamente la stessa fila che ha continuato a spostarsi dalla prima nave alla seconda, e come sono entrati nel ristorante, non sembrano esserci stati, no, degli Chiaro. stop nel mezzo. E non credo che sia una cosa che avviene costantemente, cioè non penso che ci fosse la fila di navi dietro, penso che quello fosse il momento che noi per combinazione abbiamo visto Sono per. d'accordo, nel quale l'isola di Latta si riempie di gente. Esatto, si è fermata perché è arrivato il traghetto che gli porta nuovi clienti e quindi salgono a bordo, come salgono a bordo vengono spediti nel ristorante, tra virgolette. E poi vengono fatti fuori. E questa cosa non la capisco perché non lo so, ci manca un tassello veramente importante. Manca il per quale motivo i bambini venissero pietrificati. A cosa serve avere tutti questi bambini? A cosa Perché serve venissero uccidere tutti questi adulti? insaccati? Perché venissero insaccati? Però abbiamo, ti ricordi, no, il tuo mindset. Non inseguiamo questo gioco, non bracchiamolo nel farci dare per forza le risposte, ma una l'abbiamo avuta. Una l'abbiamo avuta. Ci Cioè? è sembrato strano che fosse una nave perché non è una nave. È una sorta di città È galleggiante. Leather Paradise, è Sì. per questo la chiamo isola galleggiante, perché sembrerebbe un enorme ecosistema di latta galleggiante, ma che non vuole mimare una nave, un mezzo di trasporto, ma che Mi è fermo ricorda in un mezzo al sacco mare. si Grazie chiamava La Beps. Puta, vero? Davide, ti ho letto, non so se uscirà il 29 aprile il trailer di Scarlet and Violet, porterò Kingdom Hearts 4 all'uscita nel 2026, immagino, ma sì. Grazie anche a CodeZero, riassunto della dieta di Saido, si toglie la pancetta con la dieta, crea una birra con sub da bere in live, pancetta ripresa e dai, sai che invece la birra è permessa? Non ovviamente in quantità industriali, ma è il vino il problema, non la birra. La gonfia, la pancia se esageri, ma non è così calorica in verità, soprattutto se ti fai una camminatina regolare. Hai visto i viaggi di Gulliver? Cioè, No. conosci? Cioè, a un certo punto, una delle cose che incontra Gulliver è un'isola che si chiama Laputa, che è un'isola volante. Ok, invece qui galleggiante sarebbe. Esatto. E lui
lui ha un certo... Io in realtà il libro l'ho letto, non mi ricordo più, però ho visto un sacco di volte il film. E su quest'isola ci sono tutta quanta una serie di scienziati non troppo raccomandabili. Se non mi ricordo male, era proprio su quest'isola che c'era anche un po' di attenzione sugli occhi. Pensa un po'. Quindi, no, il film di Miyazaki non l'ho visto, però... E quello di Gulliver è stato uno dei miei film più rivisti in tarda infanzia. E mi pare che ci fosse anche appunto qualche cosa che aveva a che fare proprio con un occhio. Ora c'ho sto flash di un tipo un buco in una porta a forma di occhio da cui si passavano le cose. Però non so, potrebbe essere magari l'ispirazione di base, no? Questa sorta di mini città galleggiante che ovviamente nel romanzo originale era volante, ma vabbè. E dove si raduna una serie di persone poco raccomandabili. E vedi come in questo caso potrebbe essere. Questo, insomma, lo scopriremo presto. Grazie a Camino che si abbona per l'ottavo mese. Grazie a Beps che regala una sub. Games Addicted TV, non porteremo mai Katana Zero perché l'ho già finito. Bellissimo gioco che consiglio sempre, ma avendolo già giocato, per me è impossibile riportarlo. Ragazzi, meno 12 sub alle 3300. Grazie mille a tutte le persone che ci permetteranno di raggiungere innanzitutto le 3300 sub attraverso il Prime gratuitamente, 3,99€, o con i regalini. Ciò detto, direi che è il caso di cominciare. Sì. Non è con Jack Black, no, il film che dico io, ormai non ricordo più il nome di nessun attore, è con lo stesso attore che fa l'architetto dentro The Good Place, che in questo film interpretava Gulliver. Ok. Lui. Ed eccoci qua, ragazzi. Ed eccoci qua a Mangiopoli. Mi alzo un po' il volume. Così che gli aiuti. Ma grazie. Tu fai impazzito oggi. Prima 5 ora 13. Grazie mille. 3301 sub e meno 99 al sub goal definitivo. Grazie mille, Tufa. Grazie mille. Gentilissimo. Allora. Cominciamo. E qui, quindi, ragazzi, vi guarderemo un po' meno. Grazie Marco Ferra, ciao ragazzi, dopo 12 mesi di abbonamento di livello 1 sono fiero di essere riuscito a convertirlo a livello 3. Wow! Perché voi meritate questo e molto di più. PS, sono al settimo cielo per il ritorno del live di Chiara, un bacione. Grazie, grazie mille e grazie tanto, è da livello 3. Davvero pogger, amico mio. Allora, let's do this. Avevamo in realtà già provato a dondolarci su questa salsiccia, ma se non sbaglio non aveva portato a nulla di buono, vero? Arrivavi allo sgabello. Ma non avevamo già fatto questa stanza? Se ma guarda, guarda che finiva con te che poi superi la tipa, no? Sì. O arrivavamo qua superando la tipa? Ora vediamo. Intanto controlliamo bene tutta la profondità. Ah no, forse da... No, la tipa è subito qua dietro. No, allora eravamo da questo, ok. Sono un po' tutte quante uguali alla fine, nel senso di questo. Grazie mille delle sub, ragazzi, grazie davvero. Nine Souls di... È uscito un altro gioco di Red Candle. Che senso? Nine Souls? Non trovo niente, aspetta. Non scherziamo, ragazzi, su ste cose. Nine Souls. Crowdfunding un mese fa. Ok, ragazzi, mi fate prendere sti colpi. Sì, certo, lo porteremo quando uscirà. Spoiler, Gwyn muore. Allora, bene. Ma il protagonista è un gatto. Ma è un horror? Guarda, ragazzi, sembra bellissimo. Beh, è pieno di sangue la copertina, quindi penso di sì. Allora, ragazzi, è la luminosità. Questo gioco ogni volta che lo avviamo ha una luminosità diversa. La abbasso un po'. Vediamo se aiuta. Forse è un po' meglio, eh? Almeno per me è un po' meglio. Pesce, formaggio, salsicce, marce. Immaginavo, ma volevo... Ma cosa fare lo svago? Allora,
Loro sembrano davvero un po' sotto Sì. droghe, cioè sono molto grassi, quindi difficilmente mi viene da pensare che non mangino da tanto, comunque Certo. che abbiano una vita di stenti. Al contrario, sembrano essere proprio in una sorta di frenzy, cioè devono mangiare per forza, devono mangiare, devono sfamarsi. Avevamo visto anche il disegno, se ti Noi sì. ricordi. Sfuggire facendo un Però bello. torna indietro, cioè il povero tolpo. Carina sta roba. Ah, che sale lì? C'è un segreto segreto. Ma mi sa che non è che è segreto, è dove dobbiamo andare. Che ne dite? Io e Fra domani a Pasquetta, ma certo. Dicevo, è un segreto segretante effettivamente. Oppure è là. Avanti, mi butto, tanto lo posso rifare, mica muore. Da Arrivare. qui arrivavo, assolutamente, ma noi andavamo ancora più su adesso, scalando il tavolo. Cioè potevi scalare quella pentola. Se no di qua. Qua c'è un buco. Però sembrerebbe molto. Devi spostare la sedia. Sì, però sembrerebbe molto l'avanti. Cioè, come ti viene di fare questo slalom tra di loro? O secondo te è questo il segreto? Vabbè, vediamo, tanto qua possiamo Butta tornare indietro. un E invece questo è il Ma segreto. qua dovevamo salvato, mi sa. Eh sì, c'hai Dove ho ragione. salvato? E qui? E qui niente, è semplicemente un salvo. C'era un agnomino, mi sa. Forse sì, è nulla. Allora il segreto era questo. Qui non c'è nient'altro. Questo è il brutto di giocarci Una volta ogni ogni X 5 giorni. giorni, Eh sì. sì. Sì, ragazzi, qui c'era assolutamente lo gnomo. E a destra ti ci puoi arrampicare? No, però ti Allora ci sì, provo. mi sa Cioè, che. allora, a destra per. Grazie all'am. I am Joanda, perdonatemi. Quindi I am Yolanda, ce la posso fare. 29 mesi, 29 mesi, una vita ormai. Grazie come sempre per quello che fate e buona Pasqua. Grazie Thank you. Sempre ridere se faccio gli auguri di Pasqua. È Pasqua. Ragazzi, guardate. No, volevo fare la Bravi. pulgata. Sì. Ok, Complimenti. si slalomma. Si slalomma. Bello il tavolo che è rimasto sporco. Sì. Grazie Schinotto che si abbona per la prima volta. Benvenuto, benvenuto, meno 96. Grazie mille. E grazie Sì. mille ragazzi soprattutto di essere connessi anche stasera, nonostante sia Pasqua, molti di voi magari siano in viaggio, ho letto qualcuno che è in treno cuccetta. Grazie. Ah, che carino. Ah, da lì. Ragazzi, ho lasciato il tasto. È tutta colpa mia. Cioè, ho fatto io l'errore. La colpa è tutta mia. Mi pento e Mi duolgo. Ehi, Gianni. Vai lì, vai lì. Ma Cristo però! Ma quanto faccio schifo, ragazzi! Ma dai! Ma dai! Ma porco! Possono essere porche diverse persone, se ci pensate. Dici corpo? Sì. Ah, guarda! Non tutto il male viene per nuocere. Il Beh, sì. cazzo! Come? Ah, lì è in delirio, eh. Poi sembrano sotto effetto di qualcosa perché dopo averti missato tornano immediatamente a mangiare senza cagarti di strisce. Sì, sono Grazie, d'accordo. Isaac Newton, del commento perché mi fa vedere ancora più chiaro, sì, il perché io abbia reagito dicendovi sembrano veramente sotto l'effetto di stupefacenti. Sì, come se nulla fosse, tornano a ingozzarsi. Ora, forse se stealth non si rendono conto di me perché. Grazie Popif della sub. No? Intanto sicuramente questo. Però lì ti piglia la tipa. Cristo. La cosa strana è che la nostra presenza attira l'attenzione, ma non genera allarme generale. Vero?
Oddio, cioè, allora, i custodi barra i cuochi sono belli presi male del fatto che noi siamo in giro. Sì. Questi no, ma perché questi cosa devono allarmare? Sono clienti, no? Cioè, sono clienti, che cosa gliene frega a loro se c'è qualcosa di fuori posto? Loro sono qui, sono per mangiare, è una cosa che si muove, la vogliono mangiare, è fatta di carne, e per loro tanto basta. Ma cazzo si fa? Ma non c'è questa roba? No, è impossibile, ragazzi, accendere quella candela. È impossibile. È impossibile. È davvero impossibile. Io non ho idea di come fare. Ci riprovo un'altra volta, ma poi ci rinuncio. È impossibile, ragazzi. Non c'è un blind spot. Allora, facciamo le prove. Qui non ci prende lui, ok? Ma lì ti prende. Ma lì sì. Ha preso lui. Accesa. Beh, ci muori. GG a me. Accesa. Easy. Il cazzo, ci ho messo 40 try. Accesa, ormai dovrebbe rimanere accesa, ragazzi. Però è intended che l'accendi morendo, forse è un modo per... Leggi un po' il commento intanto. Ah, Davezilla scrive: non ricordo se sia già stato speculato nella scorsa live, ma mi chiedevo se questi hanno o meno lo stacco della maschera come il cuoco. Potrebbe essere che le creature che gestiscono questo posto, oltre a cucinare i vecchi clienti, usino anche la loro pelle come indumenti. Il cuoco ci assomiglia a loro un pochino, eh. Ah, sembra molto... Cioè, potrebbe molto essere probabile, però qua dobbiamo anche chiederci se è semplicemente la texture che la pelle adulta ha in questo gioco. Sì, certo. Cioè, non possiamo dare per scontato che siano le facce dei clienti. Potrebbe semplicemente essere che gli adulti hanno... C'era un ognometto, sì. Gli adulti hanno appunto la pelle fatta così e basta. Detto questo, mi sembra che sia realistico pensare che usino i... Che ti fanno? Avevo paura di cascare. Che dicevo, che usino i corpi degli adulti che uccidono per farsi poi le maschere, semplicemente perché è materia prima che già hanno, quindi perché no? No, infatti. Io, ragazzi, tiro tutto, perché a parte che ci potrebbero essere dei segreti, ma magari queste cose le possiamo usare come esche per quei cessi, poi. Cioè, se io a questo tiro una salsiccia, questi vanno come cani da riporto. Ma riportano poco. Sì, sì. C'era un ognometto, è andato verso il basso. No, è andato verso destra. Verso destra? Ah, ok, allora, bella. Veniva a sinistra. Prendo un salsiccio. Anzi, un salciccio. Lo dicono. Ah, sì. Salciccio, ragazzi. Insaziabili, comunque. Questi sono troppo pesanti. Non riesco a spostarli. Posso fare il bungee e il jumping. È passato di là, lo vediamo? Sì. Non l'ho visto, ti giuro. Io ne ho avuto vagamente l'impressione con la coda dell'occhio, ma potrei sbagliarmi. No, di averlo visto passare qua. Ok, allora vediamo. Qui non c'è nessuna agnomazione, ragazzi. L'agnomazione alcuna, purtroppo. No, lui veniva da qua ed è andato di qua. E poi credo che sia passato oltre lo steccato andando verso sinistra. Per suggerirti, insomma, la strada da fare. Io comunque guarderei intorno con l'accendino, perché poi si vede tutto. Sì, tanto voglio dire. Attenzione! Schifosi.
costellazione degli gnomi. Ragazzi, mi dispiace se non ho esplorato lì, ma mi stavo cagando e non volevo morire. Qui i cassetti si tirano? No. Loro veramente... non si fanno problemi a mangiarci. Vado piano finché non avverto che... esatto, che qualcuno si accorga di noi. Guarda, guarda il fumo dei piatti che si leva verso... Grazie Paco della sub, gentilissimo. Via adesso. No, 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 si può andare via. C'è io. Uff, oggi che sono sopravvissuto in maniera estremamente cinematografica tutto questo. È stato incredibile. Grazie Matt e Shine della sub. Grazie mille. Prima sub per te. Tante prime sub oggi, eh? Come spesso succede ormai negli ultimi giorni. Benvenuto, benvenuto. Grazie mille, 3307 sub meno 93 al sub goal di oggi. Grazie mille ragazzi, grazie del supporto. Una statua. Cristo! Ma che cazzo è oggi? Dobbiamo tornare qui, eh? Piuttosto muoio. Cosa? Cosa? Ragiona, Saidoni, ha ragione. Sì, sì, sì. Perché non entra in bagno? Lo specchio! Nessuno può! Nessuno può! Nessuno di loro! Nessuno di loro! Si è cacato per lo specchio! Nessuno di loro! E infatti il bagno col doppio cesso non aveva specchi! Beh sì, non possiamo saperlo in realtà perché noi non vediamo mai una parete, però... noi ci possiamo specchiare serenamente. Sì. Ok. E quindi... cosa dobbiamo fare qui? Vabbè, abbiamo un po' più di calma. Rovesciamo sta bottiglia, che dici? Però cazzo, dobbiamo prendere la statua. Oddio! Ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Ma cosa? Non penso fosse intended questa cosa. Sì, ma ora torniamo giù. Ma devo prendere la cazzo merda di statua io. Però come la piglio? Nel bagno. Che devo cadere. Hai visto che c'era una tubatura? Che portava a un buco nel muro. Oh no. Oh no. E mo? Eh sì, l'avevo vista. Però non ci potevo arrivare, no? Non lo so. Ma ragazzi, faccio ricomincio dal checkpoint. Beh no. Te lo segno al piano di sopra. Perché vedo l'ascensore. Il checkpoint è ora questo. E peraltro non mi fa neanche più usare questa roba. E posso ricaricare però al checkpoint precedente? O no? Sì sì, avete rotto tutto. No, Ferdi ha rotto tutto. Little Nightmares.
Cioè, è spawnato quel tizio da dentro il bagno. Vabbè, Abbiamo perso una parte. Ragazzi, non dipende da noi. Mi dispiace, ma è apparso dal bagno e l'unica cosa che era sensato fare era fuggire, no? È no, ma infatti, spawnato di punto in bianco. E ricarica dal checkpoint come precedente. si Ma non fa? si può. No? Porca vacca, il gioco non è fatto alla perfezione, hanno smussato gli angoli della programmazione, sono tutti bug. Non si può, si può ricaricare il checkpoint? Quanta roba grossa, enorme, devastante ci siamo persi. No, ricominciare il capitolo, ragazzi, non è sostenibile. No, che palle. Che palle. Da Ahimè. quando ricomincia il capitolo? Tutti quanti quelli che Eh mangiano, no? sì. Un po' di speculo. Eh no, ragazzi, sei un po' di speculo, però porca. Ti prego, non dirmi quanti capitoli sono, ti prego. Ti prego. Ti prego, non farlo. Ok, grazie. Ok, bravissimo, non si vede. No, esatto, lo speculo è la vita, ragazzi. No, non è possibile, non è possibile. Però davvero, amici, si è buggato. Mi spiace, ma si è solo turbo buggato. Vabbè, lo speedrunniamo. E con il seleziona capitolo, e leggi pure la chat intanto. Devo rifare. Grazie, Brunco della sub. Devo rifare per caso tutte quante le candele? No. Tu che stai guardando da lassù? Appena tornato. Sei sub? Sto guardando, ma ancora non Sì, vabbè, tra poco. arrivo. No, No, no. ok. Ok. Allora si va veramente veloci in realtà, eh. Tanto sappiamo. È un gioco ad enigmi. Sappiamo bene come fare allora. No, Ma lì hai provato ad andarci? ma non ci proverò. Nel senso che tutto quello che avevamo già fatto non cercherò magari di trovare cose che non abbiamo mai trovato. Perché se non rivado lento di nuovo e ci mettiamo un'ora. No, 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 hai ragione, era un'ottima obiezione, ma. Ok, let's go. Non speculerò, non speculerò, non speculerò. Non guarderò di nuovo i quadri, non guarderò. roba che abbiamo già visto. Non guarderò, non guarderò. Si tira dritto, amici, si tira dritto. Però se c'era lo speculo non si può. Speriamo che non faccia il pazzo, ragazzo. Tony Morandi. È la prima volta che lo vedo così buggato comunque. Ci ho fatto un sacco di run e ha sempre funzionato benissimo. Ragazzi, a noi si bugga ogni puntata qualcosa. Cioè, penso che non ci sia stata una Lo so anche puntata più di un bug a puntate. senza il buggo. Devi salire sopra Sui i piatti, mi piatti, andare pare. sopra la tizia. E poi in realtà siamo tornati dove Vabbè, non avevamo fatto tanto di questo capitolo, però. Cosa? Ragazzi, ma io sono maledetto questo gioco, eh. Ma avete visto? Grazie, soldato Marco della sub. Grazie mille. Ma avete visto? Si buggava anche a Michele, forse si emoziona quando viene streammato. Può essere. Va bene, non vi preoccupate. Si fa presto, si fa presto. Fa presto, ragazzi. Little Buggies. Ora vi stiamo leggendo. Su Switch meno buggato che su PS5. In realtà sono solo i quad che buggano tutto per qualche motivo. Ok. Ah. Effettivamente mi sembra che Ma la perché? maggior parte di bug li abbiamo visti. Coi cuochi, è vero. Ok, Là. ci siamo. E qua è dove abbiamo iniziato la live. Perfetto, il gaso.
Facciamo il controllo di sicurezza. La candela sarà accesa. Avevate speculato tanto, sì. Di strada ne avete fatta pochina, effettivamente. No, no, infatti. Ma tra l'altro, guarda, la candela è accesa, quindi a posto. Bella. Teoria confermata. Teoria. Quindi in teoria non devi neanche tornare nel posticino. No, no, no. Segreto. Ah, è tutto acceso, ora devo rifare però quell'enorme slalom cinematografico che ho fatto prima. Beh, però possiamo controllare un po' meglio. Il che cosa? Ah, sì, il dintorno. Sopra, no? Ma secondo me non ci sarà tanto, però. Allora, in teoria, mo che sali, l'ognomo passa e va di e là. E va là. E poi, dopo che tu raggiungi il bancone sulla destra, l'ognomo si vede di lì a sinistra. Cioè non ci sono. Controlla, adesso facci il caso. Appena faccio questo, in teoria, no? Ecco, sì, l'ho visto, okay, l'ho visto. Okay, quindi l'avevo effettivamente visto. Però abbracciarlo qui è impossibile, cioè. Non è che lo puoi trovare. No, no, no. Penso che sia semplicemente un. Per proseguire devi andare in cioè, qua. Sì, assolutamente. Oh, ma ragazzi, abbiamo fatto lo Snobilink, eh. Abbiamo fatto velocissimo. Un video velocissimo. Sì. Rodarico amico. Di nuovo come prima. No. No, no, ma guarda, Dertanks, non ci stanno rovinando l'esperienza. No. No, almeno non oggi. Oggi mi è dispiaciuto semplicemente per voi. Rivedere questa parte. Beh, però per fortuna c'è voluto un cazzo. E invece l'altra volta un po' l'altra volta è stata la mia live preferita di Little Nightmares, però ci sono stati dei momenti in cui mi è scesa. E che Cristo della profondità delle Madonne. C'è la Madonna delle profondità. È una Madonna uguale alla Madonna normale, ma è negli abissi. Pasqua 2022. Ah, yes. Lo spirito Pasqua. Let's go. Ok. Grazie a Cutie Cake. Buonasera, siete. Aspetta, ti leggo dopo. La paura fa 90. No, vai in bagno. E se si bugga, gli vado in bocca e mi molo per la causa. Secondo me il bagno serve per prendere la statua. Devi trovare il modo. Ok, quindi non c'è nessun problema con lo specchio. Sì, fine. Io mi ero emozionato un sacco, ragazzi. Ho pensato che tutti non potessero specchiarsi. Si era buggato. Corri. Devo correre e capire subito prima che lui arrivi come salire. Ma come salire? Vai. Qui vai, si può scalare? No. Vabbè, ci ho provato, ragazzi. Vabbè, intanto faccio il nascondiglio di Giorgione Panfili. Forse perché ho fatto troppo piano, però. Non so. O forse posso fare lo scalo del tubo? Castellina scalo? Cosa preferisci, il castellina scappa! Scalo o il nascondo? No, nasconderti secondo me a sto punto non funziona. E allora proviamo a fare subito lo scalo del tubo. Vabbè. C'è un elefante. Che fa? Bro. Hai il buggo. Bro. Va bene. Allora, prova a fare il nascondo, va bene? Faccio proprio. Stavolta non mi sembra che si sia messo. Dietro la carta igienica, secondo me prende la carta igienica. Ah, che posto. Ma non mi aveva visto allora solo perché. Ok. Okay. Risolto il problema. Allora, che ci famo? Tu
Tu dove puoi salire intanto? Qua puoi? Qua posso. Aspetta, questo che cos'è? Niente. Ah, probabilmente un altro nascondiglio che puoi usare. Qui posso in teoria salire, cioè conoscendo il gioco in teoria si può? No. No. In quel butter? Posso, ma c'è, cioè, esatto. Ok, nei water chiusi. Questi qua. Sì. Questo tubo qua è scalabile? No. Il tubo centrale. Prova a saltare. Qualcosa. Prova a saltare. Vai, quei tubi lì, niente. No. E poi c'è questo. No, niente. Ah, intanto proviamo a spaccare questa. Magari dentro c'è qualcosa. Non si muove. Peso troppo poco. Abbiamo un sacco di carta igienica, veramente un sacco. Posso otturare il cesso? Forse perché così poi ci puoi entrare dentro. Al cesso? Otturandolo. Sì. Arrivarci sul cesso ci arriva in teoria. Vabbè. Ma non ti pare che io lo voglia buttare contro lo specchio? Quello che hai fatto. Ma lo butta lui contro lo spalla. Guarda, non lo fa in automatico. Guarda. Allora rompi lo specchio. Allora aspetta, allora lo, rompi così. Lo Ovviamente posso arrampicarmi, ma... No. Ma che cos'è? Non capisco, una maniglia? Però niente di interagibile, ragazzi. Non capisco davvero cosa sia. Ok. E ora arriviamo alla statua in teoria, però sopra? No, ok, non è appendibile. Però c'è un buchetto, È il cuoco. Cosa sta tagliando? Un'altra carne. Quindi siamo dietro la cucina? No, è un'altra zona ancora dove prepara cose. Cristo. Ragazzi, sta cosa delle profondità mi uccide. Comunque, ok, semplice. Cioè, era... No. Nasconditi stavolta. Appena entri vieni verso lo schermo. Sì, sì. Sulla destra. Che è dove probabilmente è intended. Anche perché se lui non viene non butterà a terra quel coso e io non posso rompere lo specchio. Quello, la cosa di la cosa del bug che mi ha fatto pensare che dovessi rompere lo specchio, che l'unica cosa che cambia è che quel che barattolo cade questo non barattolo. C'era. Sì, ma infatti nice catch. Ok, perfetto. Allora. Sono troppo curioso di capire che cazzo è quella roba. Una maniglia. Penso sia una maniglia di una porta, ragazzi. Dicevo, sarà carne o sarà un essere vivente? Vado piano, amici, perché ho veramente una paura fottuta. Del lurido fottimento. Vado piano così, ok? Ma Cristo. No, ragazzi, cioè, veramente. Ma come cazzo si deve... Vuoi provare? No, ma perché devi capire quanto cazzo è difficile. Ragazzi, non sono l'unico, vero? Ditemi che non sono l'unico. No, lo dicevano anche dall'altra volta. Ditemi che non sono l'unico. Cioè, guarda, sto facendo una fatica assurda, No, non lo sei. Ok, grazie, ragazzi. È difficilissimo. Non sei mai l'unico. Ok, perfetto. È un mantra di Ferdi. È un problema per molti. L'ho rifatto 4 volte. A posto, ragazzi, grazie. Okay, perché ancora. Ragazzi, chi è che l'ha rifatto? Real Ricky l'ha rifatto 4 volte. Io non voglio essere inferiore a Real Ricky in niente nella vita. Real Ricky è il mio rivale. Io ci sono riuscito al primo tentativo dopo 40 ore.
facendo un passettino alla volta. Perché ci fosse una sedia dietro lo specchio non mi è chiaro, ma non riuscendo a capire di preciso che cosa sia quella zona, boh. Allora ragazzi, cioè sembra una sorta di anticamera. No, 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 non era uno zittirti, è solo qui il momento, un attimo. Non posso essere inferiore a Ricky, capisci? Che però si vede quando lei ha... vedi? Qualche altra cosa? Allora, non si può più tornare lì dentro, ma abbiamo visto tutto. Cosa sta tagliando? Ora viaggiamo, eh. Non sembra... non sembra la solita carne. È una cosa in forme. Boh, però sai, una carcassa, che non so, di una mucca, però tagliata a metà per essere poi tagliata ulteriormente, non è già tanto riconoscibile come una mucca, quindi in realtà potrebbe essere qualunque cosa. Non capisco... no, le cose verticali sono una bottiglia. Ah, ti posso dare... a sinistra? Ti do un... come dire, un... uno speculino, senza leggere la chat... semplicemente perché questo gesto mi dà un'idea specifica. Non l'ho mai visto così tanto energico il cuoco. Tagliava in maniera molto più, come dire, sistematica, metodica e tranquilla. Soprattutto quello che praticamente ci ha tagliato davanti qualsiasi cosa. Ti ricordi come tagliava il pesce all'inizio per metterlo nel brodo? E uno, e due, e tre. Sai che sembra stia facendo? Sembra stia tagliando un osso. E tu mi dirai, la carne... bovina può essere ossuta? Sicuramente sì. Però cazzo, questo a me fa venire in mente il cadavere di un essere umano che deve essere disossato e quindi è lì che cerca di spaccare l'osso. Sì, non ora vi leggo. Smembrato. Smembrato, perdonami. Direi abbastanza fuori dubbio che stia tagliando una carne con l'osso, anche perché comunque con una mannaia del genere... la cosa più sensata è che stia tagliando un pezzo di carne con l'osso. Certo, può essere osso di qualsiasi non cosa. Non è intrinsecamente necessario che sia il cadavere di una persona. È ovviamente funzionale a... al nostro speculo. Le cose che ci siamo hai detto ragione fino adesso. Sì, che sono comunque coerenti con quello che abbiamo visto finora. Quindi non è che vogliamo vederci quello che ci vogliamo vedere noi così per sport. Ovviamente avendo trovato la discarica di vestiti, scarpe e valigie, ci aspettiamo che a un certo punto facciano sta fine. E avendolo visto che comunque stava avvolgendo i bambini pietrificati o in che condizione erano, ancora non si è capito, come se fossero dei salami, comunque è ovvio che la strada del cannibalismo sia necessariamente la più percorribile da tenere a mente. E che non riesco proprio a capire se c'è qualcosa che ci può indicare in qualche modo qualcosa. La cosa che mi torna meno di questa sagoma è... sì. Dov'è il mouse? È giù, se lo tiri su mi fai vedere. È questa zona qui. Sì, quella vicino alla mano. Perché, ragazzi, allora, questa è una bottiglia. Sì. Quest'altra cosa in diagonale, non vedete che un altro coltello piantato? Coltello grosso piantato dietro tipo nel tagliere? In profondità noi non vediamo, no? Sì, può essere. Mentre questa parte qui della sagoma, non lo so, mi torna strano, non capisco, perché sembra la sua mano sinistra, cioè lui sembra messo
come se con la destra avesse la mannaia e con la sinistra tenessi qualcos'altro. In realtà sta tenendo, secondo me, cosa? Il brandellone di carne, per non farlo. Ma è strano, non mi torna. Lo scopriremo, immagino. Beh, meno male che abbiamo ricaricato. Dai, ci abbiamo messo veramente poco tempo. Sento pappare, ragazzi. Mi alzo un po' il volume, ma sento pappare. Stiamo di nuovo tornando. Ma cos'è il room service questo? Sembra un vassoio per il room service. Intanto we do this. Ok, questo è il confine. Da quel lato non ci sono magari ingressi. Perdonami, grazie a The Wolf della sub, giocherai mai Devil Within? L'ho provato per diverse ore su PC, l'uno, tanti anni fa. Eravamo ancora a Santa Margherita nella stanza unica. Ma non... Non mi ricordo uno. È quello di Shinji Mikami, ma l'ho provato veramente poco, non te lo ricordi. E però non mi ha fatto impazzire. Dicevo, non riesco a capire, in quella zona là c'è solo lo stipite o c'è un passaggio? Bravissima. Bravissima. C'è pure un mio... Allora, c'è una sigaretta, c'è un posacenere. Non sono ricchi. Fanno schifo i luoghi in cui dormono. Non sono ricchi, ragazzi. Non sono ricchi un cazzo. Cioè, oddio, aspetta, è abbastanza in linea con una... un ryokan alla fine, quindi non è automaticamente detto che sia povero. Potrebbe anche essere lo stile. E... oddio, sì, Ferdi, sì, mi sa che... Sì, penso gli stia facendo lo scherzo per farlo pisciare addosso. Solitamente se tu gli metti la mano nell'acqua, si dice che, poi non so quanto abbia di verità scientifica, ma penso che gli stia facendo proprio lo scherzone per farlo pisciare addosso. Dicevi, possono essere ryokan, però non lo so, a prima vista, a primo impatto, entro qui dentro e penso, sono stipati qui questi tizi, ingolositi dal cibo, ma non è che sono qui a dare i saquali milioni ai proprietari di questo posto. Non lo so, secondo me non è particolarmente povero come struttura di base, e che è incoerente il letto fatto così in una struttura che teoricamente prevedrebbe un futon. Prova a accendere l'accendino, vedi se si vede qualcosa. Niente, ma worth it, topoli. Quella è merda. Ho pensato, cacco, ma penso che sia proprio merda. Ma merdina piccola, è merdina di... Non posso raccoglierla. Quindi quel secchio è il bagno. Beh, dove sono i bagni? È come se la struttura di base delle stanze fosse pensata in maniera normale per un ryokan, quindi hai la divisione delle stanze, le porte scorrevoli, tutto il resto che è fatto bene tendenzialmente, e poi però manca lo step successivo di arredamento, e quindi gli hanno lanciato le brandine di ferro e non hanno fatto i bagni, ma gli hanno lasciato un secchio. Allora, vediamo se... Aspetta, però c'è anche della roba attaccata al secchio, guarda. Altra merda. La vedete, no? È decisamente il cacatoio quello. Quindi in realtà non è che gli sta facendo lo scherzone per farlo pisciare addosso, gli sta mettendo la mano nella merda. Sì, ok, eravamo prima in un bagno, però era il bagno... ma era il bagno dello staff quello. Quella non è una zona residenziale, no? O quello o era il bagno del piano del ristorante. C'erano unico. Comunque quattro water dentro, mi pare. Oppure non è merda, è un vomitino. Quindi ti danno il secchio per vomitare se hai mangiato troppo. Però sembra proprio merda. Sì, sembra. Vediamo se riusciamo a
esplorare altre stanze. Piccino che mi segue. No, non c'è nient'altro. Oddio, 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 aspetta, aspetta, tu lo vuoi prendere? Sì, lo lancio nella merda. Addosso? Beh, perché no? Niente. E allora divertiamoci, se tanto... Se moriamo, moriamo per la scienza, va bene? Non posso salire sul letto. È sempre per la scienza, ragazzi. Vediamo come ne usciamo. Vabbè, però non mi pare che... Stavo buggando lì dentro malissimo. Non abbia i vestiti che reagiscono. No, c'hai ragione. Comunque credo sia merda, ragazzi. Credo che questi cachino nei... nei... secchi. Benché noi non vediamo cosa ci sia qui dietro. Qui dietro potrebbe esserci un cesso, potrebbe esserci un'altra stanza. Vedremo poi, esplorando effettivamente questo luogo, se dovessero venire fuori altre stanze. No, quello sembra... Guarda... Dimmi tutto. Nel rientro? Momento in cui esci o entri, si riesce a vedere un pochino. Hai ragione. Scatole, sì, sì, sì. Esatto, oppure il secchio del vomito, ragazzi. Una delle due. Però sembra un grazie, merda. Bake Ashura, che sia buona per il sesto mese. Grazie mille. Si può salire? Ragazzi, 3312 sub, quindi meno 88 al sub goal. Vi ricordiamo che potete iscrivervi anche gratuitamente con Prime. Passate il mouse qua sopra o sopra il naso di Chiara. Se vi esce un tasto con su scritto free sub ready, lo cliccate. Siete sub. Non è scalabile quel mobile? Credo di no, ma se vuoi ci ritorno. Loro dicono giustamente potrebbe essere il... era scalabile. Sembrava... Però... Cioè, sembrava che i pomelli fossero proprio fatti apposta, però ti manca l'ultimo pomello. Sì. Beh, è anche vero che sopra non c'è niente. C'è un cazzo. Sì. Ok. Vabbè, dicevo... Noted... Dicono giustamente, no, grazie allo Z-Violet della sub, se tu prendi l'ascensore e vai piano di sotto, tu trovi... I bagni. Tu trovi i bagni. Sì, ok, però tendenzialmente non... Però secondo me loro sono talmente... Sono di sotto. Ma che cazzo è? Ok. Mi sono svegliato quello di là. Sì, sicuro. Dicevo, però secondo me sono talmente devastati questi tizi che non ci arrivano ai bagni. Anche perché, guardate, una volta ricaricato... L'ascensore è chiuso. Ed è il motivo per il quale abbiamo dovuto ricaricare la scena. Perché l'ascensore era chiuso. Non c'è modo di chiamarlo da qui. Lo puoi chiamare da sotto, ma non da qui. Quindi no, caga nel secchio. In realtà ci hanno ucciso per confermarci che... Ma poi guarda, vivono cioè, dormono stipati lì dentro. Anzi, quell'altro là c'ha la suite. Che schifo. Quadro di lei. Lo volevo vedere, scusate, mi devo scendere giù. Minchia che presa a male sta scena. Comunque sì, dormono tutti stipati in queste stanzone. Decisamente non un luogo di lusso. Forse un po' alla Squid Game la storia. Ora vi dico che cosa ne penso. C'è un gatto? Lei c'ha un gatto accanto o qualcosa del genere? Non mi sembra un gatto. Puoi salire su. Anche a me è sembrato un gatto. Allora, vi dico cosa ne penso, ok? Intanto che andiamo avanti. Ne penso la seguente cosa. Magari queste persone sono attirate qui perché sono semplicemente delle mangione e magari promettono loro una grande scorpacciata gratuita. Venite, iscrivetevi per questo bellissimo, questa bellissima attività che si tiene in mezzo al mare. Non vi chiediamo niente, un po' tipo Maniac più che Squid Game, ok? Venite,
noi vi facciamo mangiare a sbafo. È decisamente una statua di un gatto. Noi vi facciamo mangiare a sbafo quanto volete. L'unica cosa che dovete fare è mettervi su questa barca, venire da noi e non dirlo a nessuno, magari, no? E noi vi facciamo mangiare quello che vi pare. Poi li drogano sulla prima nave. Arrivano qui, mangiano a merda, si riempiono il panciotto. Che figata, però. Bellissima sta scena. Lì ce n'è un altro che sto assalendo. Grazie Master Matto che si abbona per l'ottavo mese. Non so cosa scrivere, quindi tanti cuori per voi. Ma grazie. È l'isola. Eh sì. Guarda che ha la perfumante forma di occhio. E quindi sì, è un'isola, è un enorme galleggiante. Più che un'isola è un enorme galleggiantone. Ma sì, i galleggianti sono quelli che attaccano alle lenze per pescare, sì, sì. Quindi... Con questa candela... Proprio come quelle che accendiamo, che ovviamente è un comignolo. Penso sia delle dimensioni tipo di una canna fumaria da industria, ma dice una lanterna. Ho visto. Grazie mille Pelcap della sub, recupererò domani visto che la sveglia è 4:30. Comunque avanti così che siete migliori, ma grazie. L'ho accesa, ragazzi? Credo di sì, e l'ho anche distrutta. Credo. Chinati. Ti abbassi, esatto. Per capire se è acceso basta che ti allontani, se fa luce è accesa. È accesa, ragazzi. Per quanto possa sembrare strano, è accesa. Ah, posso fare questo. Grazie a Mr. Movies, che si abbona per la prima volta, grazie mille. Ma se non fosse un'isola, ma una specie di sottomarino gigante che torna in superficie solo per accogliere i clienti? Non... Può essere. Però è una forma strana, senza sottomarino. Però per carità, siamo in un mondo magico. È per una nave, è una forma strana, quindi... Perché dovrebbe... Cioè, quello che mi sfugge è... Dice giustamente Dertanks, perché se no... Si vede, no? Un'isola gigante in mezzo al mare. Invece loro arrivano, prendono i clienti e poi grande. Più che altro si muove continuamente questo posto come se fosse proprio sul pelo dell'acqua. Vabbè. Si muoverebbe, dice, anche giù, però... Se fosse un sottomarino dovremmo dare per scontato che tutta quanta la nostra avventura è iniziata in un momento in cui era già tornata in superficie. Non penso che ondeggi come una nave un sottomarino. Non penso neanch'io. Quindi siccome ha sempre ondeggiato... Si muore di fame, signori. Dicevi? Sì, ha sempre ondeggiato, probabilmente siamo sempre su. Moriamo di nuovo di fame. Quindi adesso stiamo per sentire la canzone. Oh, un occhio. Un occhio enorme. Cristo. E mo? Che ci mangiamo? Per me il cadavere di uno di quei ciccioni morto. Ormai ci siamo. Abbiamo fatto il ratto. Possiamo fare di tutto. No, una salsiccia. Non mangiarti lui però, eh. Lo sapevo io. Non l'ho scelto io. L'ho visto. Che cazzo era? Era noi. Era noi, ma con l'impermeabile nero anziché giallo. Era grigio, credo, forse più che nero. Però sì. Aveva la stessa... Un fuoco fatuo. Sì. Che ora è sparito. L'ho visto. Era girata così. Sì, sì. Era a girata guardare, esattamente a così guardare. A guardare lì in mezzo alle bottiglie. Allora, l'abbiamo mangiato completamente e lui in realtà è... Gli ha mangiato la testa, quindi è proprio tipo un funghetto lui. Beh,
Però ci stava andando la salsiccia. No, infatti. Comunque lì sopra c'era un altro gnomo prima. Sì. Cioè, appena siamo entrati c'era lo gnomo per terra che ci ha dato la salsiccia, un altro gnomo lì sopra il bancone. Poi il secondo gnomo non sono riuscita a vedere se è sparito o scappato, ma comunque non c'è più. E poi, per chi non dovesse averlo visto, in mezzo alle bottiglie, esattamente al centro, c'era un modello identico al nostro, ma con l'impermeabile grigio. Ed è quello del disegno che abbiamo trovato nel ristorante, che non aveva l'impermeabile colorato. Ma invece lo aveva colorato, no. Se non sbaglio, no? Non avevamo fatto proprio questo... Non mi ricordo. Non avevamo notato che quel disegno non aveva l'impermeabile giallo, ma aveva solo la forma dell'impermeabile. Non mi ricordo, vediamo se in chat ci aiutano qui, non me lo ricordo. Secondo me il disegno che c'è della bambina con l'impermeabile attaccata alla cassa del ristorante non ha l'impermeabile giallo. Diciamo che questo momento allucinogeno mi ha... Guarda, era scuro, ok. Allora, diciamo che questo... Era giallo nei disegni dei bambini. Non era giallo. Ok, mi fido di voi, ragazzi, e di Chiara. Va benissimo. Questo momento allucinogeno ovviamente mi ha suggerito qualcosa. E se sono loro drogati, possiamo esserlo anche noi. Certo. E per rispondere un attimo, durante la fame siamo costretti a mangiare sempre esseri vivi. No, la primissima fame abbiamo mangiato un pezzo di pane. Sì. Se sono drogati loro, ragazzi, possiamo essere drogati anche noi. Di conseguenza, tutto quello che abbiamo detto finora, la bambina che vede delle cose sproporzionate, che vede degli esseri come mostruosi, potrebbe anche non essere dipendente dalla paura, ma essere dipendente da una droga. Mm-hmm. La puntata di Black Mirror, se ve la ricordate, nella quale il soldato spara i rettiliani, ma in realtà i rettiliani non sono che altri soldati. Certo. Ma siccome non riuscivano a convincere più gli uomini a ammazzare gli uomini, li drogavano, sì, affinché li vedessero come rettili. Questa sorta di illusione forzata. PG, ho pensato la stessa cosa in realtà, proprio perché tra l'altro mo ci siamo mangiati un fungo. Vediamo tra l'altro questi cosi muoversi, ma hanno la testa da funghi. Non lo so, mi è partita proprio l'idea di... Ma magari siamo tutti quanti sotto un enorme trip allucinogeno ingenerato da chissà, magari gli stessi fumetti rappresentati da questa candela enorme che svetta sulla testa di quest'isola gigante. Boh. Perché scegliere lo gnomo se ci stava dando una salsiccia? Perché vi ha fatto capire che lei in quel momento non capiva più niente, esattamente come gli uomini che abbiamo appena incontrato. Non la vogliamo vedere Ferdi l'ombra, grazie. L'hanno chiesto diversi utenti che non l'avevano visto. Allora perfetto, voi fate pure, io non la voglio rivedere perché era giusto che il gioco te la facesse vedere in quell'istante. Però in tanti non l'hanno notata e quindi volevano rivederla, chiedevano la clip per quello. Cioè, magari... quello che loro provano e che li porta a prenderci vivi, a mangiarci, è lo stesso che proviamo noi adesso. Cioè loro ci hanno raccontato esattamente questo, che quando lei ha fame non si fa scrupoli, non riesce a distinguere niente finché non placa la sua fame. E placa la sua fame e torna normale. Non lo so, è come se ci fosse, oltre alla fame, anche una sorta di quota di violenza selvaggia che porta le persone in questo stato a essere comunque più attratte da qualcosa che si muove rispetto a qualcosa che sta fermo. E infatti noi abbiamo visto alcune delle persone nel banchetto letteralmente abbandonare il banchetto e scendere pur di inseguirci. Corretto, sì. Quindi credo che la discriminante anche per noi sia stata il fatto che l'ognuno si muoveva. E che il trigger sia maggiore, sia amplificato se qualcosa si muove. Però non so dove può andare a parare una cosa del genere, cioè non... Allora, diciamo che noi ci rendiamo conto che lei la storia del suo cibarsi di cose è una parabola discendente verso l'inferno. Cominciamo da un pezzo di pane, poi una salsiccia avariata, poi un ratto, poi uno gnomo. Quindi
stiamo capendo che più va avanti la fame, meno è controllabile, e che soprattutto più va avanti l'avventura, qualunque sia l'obiettivo della nostra protagonista, più la nostra protagonista deve sopravvivere svezzandosi, diventando sprezzante della paura del pericolo, mettendosi un po' l'etica sul per il culo, perché deve sopravvivere. Ciò nonostante, qui avrebbe potuto sopravvivere attraverso appunto il cibarsi una salsiccia che sembra perfettamente normale, grazie a Syax della Sub. Quindi non è questione in questo caso di dover per forza mangiare lo gnomo, non era questione di vita o di morte, si poteva tranquillamente mangiare la salsiccia. Secondo me qui il parallelismo è per farci capire che noi in fondo non siamo così diversi da quegli esseri che ci inseguivano, anche loro potrebbero provare la stessa cosa. La contiguità tra la scena della fiumana di gente che ti insegue e questa mi suggerisce che, porca miseria, loro ti vogliono dire: hai capito cosa stanno provando loro? Lo provi anche tu. Lo provi anche tu. Grazie a Legend Oscurion che si abbona per la prima volta e con la livello 1. Grazie mille, meno 82 sub al sub goal. Grazie mille. Grazie ragazzi. E quello che dobbiamo capire, come inquadrare in tutta la questione, è perché è apparsa una visione di noi stessi ma non a colori. Credo... E che Cristo vuol dire il fuoco flauto blu. E perché era blu la parola successiva? Il fuoco fatuo, in teoria, i fuochi fatui, lo sapete, insomma, abbiamo trattato spesso anche in poche mitologia questo tema. Sono, vabbè, ok, in realtà dei fenomeni gassosi, ma sono associati alla comparsa di spiriti. Si vedono nei cimiteri per via appunto dei gas che ci sono nei cimiteri. In cui gli uomini sono tratti in inganno. Bravissima, è proprio lì volevo arrivare. Quindi o ci sono degli spiriti che entrano all'interno del nostro comparto narrativo, ci può stare, è un gioco paranormale, o comunque secondo noi delle vene paranormali ce le deve avere, perché questa situazione qui non mi ricorda niente di realistico, la barca, l'isolotto in mezzo al mare con i tizi che vengono drogati per mangiare bla bla. Però se posso dare un'altra, accidenti allo slip and fold delle vostre mamme. Io credevo proprio per quello. E intanto lo scoiatrolla regala un abbonamento a fuoco fatuo. Hai un... Aspetta, no, si chiama fuoco fauto? Ah, sì, fuoco fauto, sì. Però dovevi scrivere fuoco flauto. Però è fuoco fatuo. Sì, però tu hai detto fuoco flauto. Sì, ok, però è fuoco fauto. C'è ancora di... Comunque, dicevo... se posso darvi un giudizio così di pancia, ok? Di pancia, è molto poetico quello che vi sto per dire, potrebbe essere turbo lontano dalla verità, mi è sembrata la rappresentazione di un giudizio. Cioè, si stava guardando farlo. Del tipo, vedi che sei disposto a tutto allora, guarda che hai fatto. Guarda, ti stai mangiando un essere vivente. Mi sembrava un giudizio, mi sembrava un momento di autovalutazione in senso dispregiativo, no? Si stava disprezzando in quel momento, stava dissociando, si stava guardando in terza persona. Non era un fenomeno spiritico, era un fenomeno psicologico, si stava guardando fare una cosa oscena. Non lo so. Intanto grazie a La Selkie, tra l'altro si parla di mitologia, arriva La Selkie. Un altro un punto di cui mi pare non abbiate ancora discusso, secondo me molto interessante, qual è il vostro, qual è secondo voi l'obiettivo della bambina? Secondo noi è quello di punire la donna con il turbante, con lo chignon, non ha un turbante, con lo chignon. Per me è sempre stato chiaramente il arrivare la donna con lo chignon e ucciderla, farle qualcosa, non è fuggire secondo me, perché lei sogna la tipa con lo chignon e si sveglia e parte in viaggio. Quindi secondo me lei è l'obiettivo, però magari tu hai un'altra idea. No, beh, io per il momento non mi sbilancio perché non ho niente che mi faccia dire no, non mi convince, sì mi convince quello che dici tu, quindi mi associo. Ultima cosa che volevo aggiungere, che non so se effettivamente può andare a parare da qualche parte o no, però a livello proprio di impressione... Ti ascolto. Impressione. Nel momento in cui c'è stata quella scena lì, te hai avuto in primo piano lei che mangiava lo gnomo, in secondo piano
l'ombra di lei che guardava. E poi questa cosa, questa fiammellina azzurra che è scomparsa, che mi ha ricordato un po' quella sorta di nuvoletta nera che esce fuori Sì, dalle dalle bambole bambole. che rompi. Quindi non lo so se c'è un qualche collegamento fra le bambole come appunto collegate o alter ego. Certo. O Beh, vessillo della sì. Che donna e quella proiezione che abbiamo visto di noi è la stesse nostra, a in noi teoria. stesse, capito? E a quel punto il fuoco fa, mannaggia, Fatuo. È ormai è l'apparizione di impossibile. un di una Sarebbe proiezione. no, sarebbe l'equivalente della nuvoletta nera, no? Cioè l'apparizione va via, la nostra E proiezione il va fuoco si via spegne. e quindi si toglie, cioè si manifesta il fuoco e poi va Finché via, non capito? conosciamo le regole paranormali di questo mondo, ovviamente non lo possiamo sapere, ma è un mondo che ti permette di indossare una maschera di pelle semirealistica, quindi No, grazie ma Bruco che sia buona, che regala una sub, grazie a Valseppe che sia buona per il quarto mese, adoro quest'uomo, sub finché non crepo o finché non mi finiscono tutti i soldi. Ti ringrazio. All'ultima lira, minchia, sei vecchio come noi. Human SMTG, sia buona per la prima volta Gab, che belli, ho seguito la serie dal maestro, ma mi godo la vostra compagnia. Grazie di tutto. thank you. Perdonami. E dicevo, te l'ho detto, non sapevo se può essere un'informazione che può andare a parlare da qualche parte o no, però a livello di impressione mi ha proprio ricordato Quel la momento. stessa cosa, no? Il momento in cui si rompe la bambola della tipa e c'è questa nuvoletta nera che comunque ha un che di magico quando esce fuori, non sembra banalmente polvere. E che allora E te la. qua mi è sembrata la stessa cosa perché è sparita la proiezione nostra e si è vista la fiammellina azzurra. Ve la butto al contrario, un'ultima riflessione prima di procedere. Credo sia importante riflettere su questo aspetto. Perché non ci abbiamo mai pensato, non ho mai ricollegato le cose, ma ora vedrete che dirò questa cosa sia a voi blind che a Chiara e vi si accenderà un piccolo prepuzietto fuoco fatuico. Abbiamo sempre dato per scontato che la bambina fosse malnutrita in quanto in fuga. Ti ricordi? Ci siamo subito spiegati, vabbè, grazie al cazzo che lei è scheletrica, tutti quanti sono lì a dormire insieme nella mensa, a magnà e cazzi e mazzi. Ma visti gli ultimi 10 minuti che abbiamo vissuto in realtà l'ultima ora e 40 e i 10 minuti finali della live scorsa, mi verrebbe da dire che in realtà lei resiste a questa cosa. Cerca il più possibile di non concedersi a questa fame che sembra invece ipnotizzare il resto dei residenti. Non è un semplice essere fuggitiva e quindi scheletrica. Lei è scheletrica perché è l'essere vivente più lontano dal assecondare questa fame che non sembra naturale. Certo. Lei è lontana dalla droga che, se è una droga, ma ci siamo capiti, lei è Certo. lontana da qualunque forza ti costringa a mangiare. Ovviamente non riesce fino in fondo, tant'è vero che ogni tanto i crampi arrivano e lei deve mangiare, ma noi la conosciamo già come scheletrica. Quindi lei cerca in tutti i modi di non concedersi a questo istinto che sembra invece inebriare ogni altro singolo essere vivente di questo Certo. posto. Certamente gli adulti più dei bambini, perché i bambini sembrano semplicemente a posto, i tizi, gli adulti sono enormemente grassi. Beh, lei si tiene lontana da tutto questo in maniera proprio diametralmente opposta, occupando l'altro lato dello spettro, non mangia direttamente finché non è costretta. Esatto, Sean Penn, no? Ottima osservazione. Lei è circondata da cibo qui. Potrebbe, ma non lo fa finché non ha i crampi. Quindi non vuole mangiare niente di quello che c'è qui, il che potrebbe significare. È un po' alla. Mi dispiace, ragazzi, fare sempre paragoni, ma mi aiuta a spiegarmi, soprattutto con Chiara, un po' alla Utopia. Magari c'è qualcosa nel Certo. cibo di questo posto. Che lei sa essere sbagliato, quindi lei non mangia finché non ha i crampi. Ma avendo i crampi a un certo punto, o così o muore. Però è vero. Lei potrebbe mangiare anche prima di avere i crampi, e questa è un'altra cosa importantissima. Lei mangia solo quando è questione di vita o di morte, nonostante abbia palesemente bisogno di mangiare anche in condizioni di normalità. Quindi ragioniamoci su questa cosa ogni tanto.
perché l'ho lasciata sfuggire, ma ora l'ho ripresa. Ora ho detto, ve l'ho infiammato un pochino il prepuzietto. Sì. Gnomo. E bambola. Arossa bambola. Ah, ok, allora solo bambola, mi sembrava un gnomo. Ti stavo per chiederti dove fosse un gnomo. Io ti stavo per chiedere dove sia la bambola, ma insieme abbiamo fatto un cervello. Ma in realtà non è vero, lei ha visto tutto. Ok. Guarda meglio, cosa sono queste cose? Non si capisce. No, cosa c'è lì? Muscone. È la coda di un pesce. Sì, hai ragione. È la coda di un pesce. Però non posso tirarlo fuori. Se questo fosse vero, lei non sarebbe sotto effetto della droga. Giusto, corretto. Ma magari non se l'è mai tolta in circolo del tutto. Grazie a Gigius che si abbona per il settimo mese. Si sta disintossicando ora, chi lo sa. Io vado. La donna! Ma fluttua? No. Insomma. No, oh, penso sia semplicemente un vestito molto lungo. Merda, Regez. Non si torna più indietro, quindi datemi un secondo. Sì, sì, ributta un occhio, ma secondo me non c'è molto altro da vedere. Qua non puoi sollevarle, quindi... Sono stracci, tendenzialmente. Avanti, immondizia. Anche secondo me fluttuava, ragazzi, però ci sta anche che non lo facesse. A me sembrava proprio fluttuasse. Però tendenzialmente le geishe camminano con i passi molto molto ravvicinati tra di loro, proprio per dare l'idea dell'illusione di un movimento che fluttua. No, quindi... io mi stavo concentrando su quello che hai detto. L'oscurità è strana forte, effettivamente. È come se fossero quasi Horcrux, no? Tipo, li distruggi tutti, lei muore. Lei ha un pezzo di sé dentro ogni bambola. Piano piano stai dissipando la sua essenza. Ma anche tu potresti... Ok. Attenzione che potrebbero uscire da un momento all'altro quei tizi affamatissimi. Grazie Mugiwara Jinben, che si abbona per la prima volta. È Jinbei, no? Grazie mille. Che tra l'altro mi sono spoilerato. Entra nella Churo. Ma semplicemente perché è impossibile non vedere le immagini che girano su internet. Te ricordi Jinbei? Non si sapeva già? Cioè non lo sapevamo già? No. Jinbei non entra per dove siamo arrivati noi, che era la saga degli uomini pesce. Non è ancora entrato. Guarda, lo dicono Impel Down, dice Ferdi. Ah, Impel Down? Sì, fa una promessa, però non c'è ancora effettivamente entrato, questo non lo ricordo. Ma non c'è effettivamente mai entrato. Pure alla fine gli uomini pesce lo diceva la sfusione di sangue, allora non mi ricordo. Ecco, fa solo la promessa, però comunque non c'è entrato. Quindi ora l'hai spoilerato tutti quelli che non erano in pari? Vabbè, ragazzi, cioè, mi spiace. Penso siano almeno 10 anni di One Piece fa. Ah, e allora che spoiler? No, ho capito. No, ma semplicemente... Sembrava una roba che si è spoilerato adesso. No, ma va. Me lo sono spoilerato. Ho chiamato l'ascensore. Penso di sì. No, me lo sono spoilerato un botto di tempo fa, ma parliamo di anni, ragazzi. Ok, quindi credo che il resto degli oggetti di questo posto servano solo per... Ma ragazzi... Chiamare l'ascensore. Sì, però hai visto il colore? Stiamo per andare in casa sua. Sta per finire il gioco. Credo anche io. Le entrate di 3 anni fa. Infatti mi ricordavo. Aspetta. Ah no, ok, qua siamo arrivati. Ragazzi, spoiler di un anno fa. Nell'anime, ecco. È già successo. One Piece vale la regola dello spoiler fino all'anime. Ci sta. Giustamente. Finito il capitolo? Mm-mm. Ma il prossimo capitolo quindi è... È l'ultimo. È dentro la casa? Eh beh sì.
Merda, hype, ragazzi, si continua, si va, si va. Che cos'è, che cos'è? Ma che paura! No. E quel quadro? Specchi rotti. Manichini, manichini con vestiti simili a quelli che indosso, sono dei kimono. O sono yukata. Sembrano kimono. C'è un quadro con lei, credo. Vedo una veste rossa, ma... Vedo solo due candele. Due candele nel centro, vedo una veste rossa. Un tizio con una maschera a gas. È una tizia. Tizia. E poi c'è ancora questo bimbo. Abbiamo... sembra avere una blusa femminile. Purtroppo non siamo fortunati e non posso fare l'allo lo scalo e quindi niente. Tra l'altro ancora questo uomo che rema con il cappello. E remo spesso di questi cappelli, però. Oh, questa è lei. Madonna, che inquietante questo. Grazie Alessandro Faletti della sub, ragazzi. Thank grazie you. Mille. 3328 sub. Non siamo lontani dal sub goal. Se qualcuno ci mette 1000 euro adesso ci siamo. Invece la versione realistica dell'occhio. Ho vista, dietro. Con lo stesso... proprio con la stessa... non so, orientamento delle palpebre che hanno gli occhi che sono incisi in giro. Hai ragione. E poi c'è lei. Cosa si sente grazie. Sotto fondo? La canzone che canta lei, credo. Sì. Vi alzo al massimo. È un metronomo, tra l'altro, i secondi dell'orologio. Ovviamente è voluto dagli autori. Certo. Proprio un metronomo. Quell'occhio sembra un po' il nostro cappuccio. Pulite. Sì, pensavo la stessa cosa. Sì, guarda, io stavo guardando qua for reference. È a tempo coi secondi, sì. Sono 60 bpm, quindi il battito del cuore è a riposo. Il battito del cuore è a riposo, ragazzi, 60 bpm. Vabbè, ma certo, sono 60 bpm precisi perché per forza è la lancetta dei secondi, certo, di un pendolo, certo. Un bicino. No, ma infatti pensavo tu lo stessi dicendo. E che al contrario, vedendolo solo come metronomo, quindi mi sono chiesto a che velocità lo stanno facendo andare, quando ovviamente va un battito al secondo. Un battito al secondo, quindi sì, 60 sì, bpm, sì. Eccoci. La zona che vedevamo. La zona che vedevamo dalla telecamera. Dobbiamo cercare lo specchio. Controlla bene nelle zone tipo dietro la poltrona che... Tipo, questo è interagibile. Ci guardo. Di un colore diverso. Purtroppo no. C'è un ritratto lì. Lo vedo. Sembra lei a capelli sciolti. Purtroppo non posso alzarmi più di così. Faccio un giretto pazzo qui dietro. Oh, che cos'è? Un bambino incenerito? Sì. No, è una bambola. Che è creepy. Vuoi prenderlo? No. Però sembra una bambola con i bottoni al posto degli occhi. Sì, lo è. Spero almeno. Spero lo sia, ragazzi. Tanti manichini, questo chiaramente... denota la sua passione per questo vestito in particolare. E penso in realtà che siano vestiti tutti diversi,
Chissà che con una chiave. Specchi rotti? È la stanza dello specchio, mi sa. Sì, allora lì sopra c'è lo specchio mi intero. Mi sa che di qua c'è il mobile dove c'è lo specchio. Intero. Grazie a IM Yolanda. Sto guardando solo quella stanza. Altri manichini. Specchi rotti. Non lo so, non riesco a capire se la stanza finisce effettivamente o no. Però potrebbe essere lì, ha senso perché c'è il lucchetto. Controlliamo un attimo i quadri. Allora. Ma hanno il mio cappuccio quelli accanto a lei? Guarda bene. Sembra, vero? Riesci a togliere quel telo? Secondo me sì. No. Potrei essere io? No. È con la testa di un cane in quella versione là? No. È semplicemente una maschera. Oddio. Sembra un cane. Non capisco se sia... No. Non capisco se sia una maschera tipo di teatro kabuki. Ti giuro che è un cane. Credo sia una maschera alla Slipknot, ragazzi. Poi abbiamo occhi. Altri due gnomi. Ma ragazzi, è un'illusione ottica o pulsa l'occhio? No, è il riflesso della cintura. Ok. Poi abbiamo quest'altra persona vestita di bianco con un fiocco. Sì, ha un fiocco. E poi però la testa è completamente bianca e basta. Tipo avvolta in un sacco. Lo stesso quadro che c'era di là. Sì, poi abbiamo questo bambino. In realtà i bambini hanno tutti questa maschera con gli occhi che piangono o qualcosa del genere. Sono diversi, però sì. Però sono sì. Tutti mostruosi. Esatto. Diversi sicuramente. Gnomi. Quelli non si riesce a vedere. E poi c'è lei con altre quattro figure in ombra. Un maiale. Un altro bimbo ancora, ma con questa faccia mostruosa. Sono quattro. Noi ne abbiamo trovati quattro di scagnozzi, no? Tre. Due cuochi, un custode. E basta. Basta. Lei sta cantando. Una donna con altri quattro. L'uomo impiccato, bravo. Beh, Maro Soda. Sì, noi non l'abbiamo incontrato, però c'era. Potrebbero essere allora i quattro cresciuti con lei? E poi divenuti questi quattro scagnozzi? Bravi, l'impiccato, non ci avevo pensato. Però la famiglia sembra, mi permetto, un po' più grande. Non sembra, nessuno di questi quadri sembra rappresentare il cuoco piccolo o il custode piccolo. E poi ricordatevi che anche gli altri bambini la disegnano. Questo qua. Che cazzo? Sono i piedi. È il tipo impiccato. Sono dei piedi altissimi. Dei piedi collegati a delle gambe lunghissime. Se non ci fosse sta cazzo di luce di merda che è messa qua apposta per noi. Sì, brava, sono dei piedi. Sì, potrebbe essere il tizio impiccato. Allora. Ecco. Scusa, perché qua? Ecco. Questa è per me continua a essere la faccia di un cane. Quindi i personaggi mostruosi raffigurati nei quadri finora sono bambina cane, bambino con la testa che gli sta per esplodere, bambino Corey Taylor, bimba o bimbo fiocchetto con la testa in un sacco, piedoni, quattro figure accanto a lei, lo stesso quadro, perché questo è lo stesso, vedi, guarda, sì, la cintura, che è lo stesso lì. E quella è una...
una torre quella, un faro. Mi dispiace. Cosa è successo? Ho urtato questo bicchiere prima. Mi dispiace. Non ho rimesso a posto la scrivania. E la cimiera sopra l'isola, perché no? Magari molto meno stilizzata. In basso sembrerebbe esserci l'entrata, no? A forma di occhio, se ce la vuoi vedere. Volendo, sì, potrebbe essere. Beh, ragazzi, io entrerei, non penso ci sia molto altro da fare. Che ne dite? Sì. Qua in fondo non c'è niente? A me paiono i piedi della bambina. Non lo so, ragazzi. Non lo so, sinceramente. Tra l'altro, guarda i manichini. Guarda questa angolazione. I manichini della testa di quel quadro sono molto simili. Eh? Ci stiamo avvicinando, ragazzi. Sta battendo fortissimo il cuore. Cioè, sì, anch'io sono piuttosto cacato, ragazzi, non vi preoccupate. Ma faremo rumore sul legno, no? Magari non è così. Magari canta e non ci sente. Hai preso un colpo? Cioè, io ho pensato fosse una cosa tipo "Oh, Lop is gone. Now you are dead. Fuck your parents." Anche voi vi siete presi male, non sono solo io. Ma anche perché è arrivato perfettamente alla fine della frase, sì, della canzone, quindi... E mo che fanno? Non lo so, ti sei mangiato tutti i cavi un'altra volta. Ho visto che non c'ho più il cavo attaccato alla disco. Sì. Perché... È attaccato al computer. E effettivamente è proprio il cavo che ci serve. Gran pogata, brava. È stato perfetto, sì sì sì. Ragazzi, 3331 sub adesso con Venere Moonchild che ci dà la buonasera, 26esimo mese. Grazie mille. Ragazzi, meno 69. 69. Go away, Liza. You
ti giuro che ho paura che si giri da un momento all'altra con la faccia più Io mi aspetto mostruosa solo dell'universo. questo, cioè non mi aspetto letteralmente nient'altro. Se succede qualunque cosa di diverso da quello che hai appena detto, mi dichiaro stupida. Me da un momento all'altro interromperà la calma della sua cantilena, si gira di scatto ed è orribile. Grazie, Just Poseidon. Grazie, Umbreon Fed Dragonite, grazie mille. La sub il regalo, grazie bro. No, no, per la scienza un cazzo. Però devo prenderla a bambole. Non penso che possa essere. Per la scienza, davvero, per vedere com'è l'animazione di morte. Io sono molto curiosa È che mi sembra canonico che non ci debba prendere. Grazie Fabio della di vedere. sub, Sì, dice, però. non dovresti sapere adesso cosa succede se si Capito? gira. Sono d'accordo. Ho un po' anche io la sensazione che se ci facciamo prendere Ci apposta, ci roviniamo. spoileriamo il modo in cui il gioco vuole farci vedere Come lei. attacca, come aggressiva. No, non lo voglio fare Di nuovo lo stesso dipinto che era coperto, coperto anche qua. Di nuovo lei con le quattro orme, di nuovo il bambino con Ray Taylor. Quindi, in teoria è lei? E Cosa? mi sa Io? che quello non era un gatto allora. Ah, ma sono io. È la mia faccia, mi sono visto tante L'assolto è volte. di giallo, mi sa. Quindi io cosa sono? Una delle sue bambine? Penso di Nel sì. senso una delle sue predilette, perché ce ne sono Penso di tante. sì, lì è vestita di giallo, no? Eh sì. Quindi lei cosa fa? Coltiva bambini non. Cioè, quasi come se li dovesse poi crescere, come se dovesse selezionare i migliori e portarseli qui. E Ha gli occhi guarda, cancellati? Proprio bravissima, sì. Magari sono sempre. gli occhi? Dai, sto giro lo puoi togliere il telo, dai. No, no, questa cosa non mi sta bene. Un C'è rumore qualcosa di strano. metallico. Vedi, si può aprire il cassetto del comodino? Il vaso? Posso probabilmente romperlo, però. Sì, penso che sia un modo per La attivarla di qua, quindi non triggeriamo del facciamolo brutto. apposta. E se fosse un gatto? Madonna, quel coso di... Che brutto. Per me lei seleziona a questo punto i bambini, ma è possibile che tutto questo sia solo un istinto materno? Cioè lei cosa fa? Coltiva bambini, seleziona i migliori, se li tiene per sé e dà loro da mangiare gli adulti che ammazzano? Cioè, mi sfugge ancora una volta il principio. Ma cosa dobbiamo fare qui? Noi dobbiamo trovare uno specchio, no? Ma non lo avrà mai nella vita qui. Noi dobbiamo trovare una chiave. Giusto, per andare avanti, c'hai ragione. Mi ero dimenticato della chiave. E allora sarà qui da qualche parte, forse sotto il letto. Ma puoi aprire qualcosa? Ci guardo. E tanto qui faccio il non guardo della chat così non ci. Sì. Non sembra. Allora magari nel vaso davvero. La chiave. Può essere. La parete a sinistra mi sembra quella che abbiamo controllato o meno, perché è tutto buio, non si capisce. Che cosa c'è? Cercando di direzionare l'accendino, ma la sedia mi fa. Quindi è una sedia con dei vestiti sopra, Sì. un'altra poltrona coperta da un Coperta. sacco o comunque scatole. E poi Non guarda. ti puoi arrampicare, giusto? No. Quella. E un armadio. Secondo me è davvero l'unica cosa è il vaso, mi sembra l'unica cosa intrattabile, tipo lancialo e buttati subito sotto il Sì. letto. Quella per me sono io comunque. Anche secondo me. Non abbiamo Le mai visto. proporzioni sembrano proprio quelle che abbiamo noi.
Secondo me non abbiamo nessun collegamento con lei. Tutti i membri del personale hanno provato a ucciderci, ma se fossimo una sua prediletta non avrebbe senso. No, sono d'accordo. Questo è vero, ma magari ci ha rinnegati. Magari ha detto, se la trovate quella stronza, se la trovate viva, uccidetela. Sì. Cioè, non sono d'accordo. Sì, questo si spiega abbastanza. Cioè, se ci ha cancellato gli occhi e ci ha buttato... Esatto. Quindi in realtà potremmo essere tipo fatti in serie. Cioè, quella di sopra potrebbe essere stata quella che veniva prima di noi. E infatti è vestita di bianco. E invece quella con gli occhi cancellati ha... Il fatto che non stia arrivando mi sta fottendo di paura. Ok, questa parte è fatta benissimo, ragazzi. Questa parte eleva la qualità dell'horror ad un livello al quale il gioco non si è minimamente avvicinato in queste ore. Questa cosa fa paura. Il modo in cui si muove, canta, non si muove, non reagisce. Questa donna è incredibile. In parte comprendo che tutto quello che c'è stato prima fosse preparativo a questo. Tu apprendi e assimili il fatto che ad un rumore corrisponde la violenta reazione da parte di esseri deformi, grandi, che con i loro pesanti passi ti inseguono in maniera più veloce possibile, e adesso tu hai una bella donna alta, esile, che canta soave come una mamma, e tu spacchi un vaso, lei smette di cantare e non fa niente, e non fa nulla. E io che cazzo faccio? Prendo la chiave. E ho paura che... poi qui? No, pensavo fosse lei. Pensavo si fosse teletrasportata qui, no, e che questa fosse la veste. Ah, meno che non siamo. Non ci sia un altro bug per le. Però ascoltami bene. Se tu hai ragione, lei fa. E tipo. Fumo oscuro si materializza. Quando l'ho detto? Se tu hai ragione, lei è fatta di oscurità o ha la possibilità. Quando l'ho detto? Ok, te lo dico io allora. Cioè, non mi spingo a. Un'ipotesi del genere, vero? Vi giuro che ho la cacca in culo. Lei sa che siamo qui. Non c'è più. No. Lei può sparire. Non ha fatto rumore. È andata via. Allora, fluttua. Non ha fatto rumore, non c'erano rumori di passi. E questo gioco è molto attento col sound design. Sì. Evidentemente fluttua davvero. Nasconditi sotto. Sì. La chiave la poso sicuramente sotto, perché c'è il tappeto e non fa rumore. Mamma mia, ragazzi, sono cacato. Secondo me non la troviamo. Secondo me è fatto in modo da farti pensare che sia lei a ogni singolo manichino e non è lei. È fatto bene. Mai. È fatto veramente bene. Questo pezzo è fatto veramente bene. Prendi la corda. Faccio.
se ti stessi invitando a farlo. Già. Qualsiasi parola sarebbe di troppo, ragazzi. Ogni tanto mi sembra di sentire la melodia. Sono le stesse note. Boh, incredibile sta parte, non è successo niente. È tutto molto più scuro. Dove è andata? Freddo. Mm-hmm. È diventato freddo tutto insieme. Mm-hmm. Come quando ci sono gli spettri. Mm-hmm. Ok, è decisamente paranormale. E lei è fatta di fumo, secondo me. Ma ti ha superato. Mi è passato attraverso. Quindi non vuole. Non vuole. Porca puttana. Ok, fluttua. È lei che spara la luce. Gli occhi che guardano e pietrificano sono solo una sua propagazione. Lei è un essere soprannaturale. Adesso ne abbiamo la conferma. Yeah. Vedete che ce lo saremmo rovinati a farlo per la scienza prima. E visto ha distorto tutto quanto il sound. Come sai devi correre? Non è il contrario, mi sa che forse non devi correre. Ok, non devi correre. Sì, devo correre. E che credo che sia apparsa per combinazione quando hai iniziato, perché mi è venuto il dubbio, devi stealthartela perché se corri la attiri. Ma se non corri ti piglia. No, no, poi guarda, puoi correre. Appare sì. In un determinato momento. Sì. Mi è venuta un'idea. Non è che lei può apparire da tutti i mani. Vedi? Lei è fatta di fumo. Lei è fatta di fumo. Sta nelle bambole. Noi ammazziamo il suo, la sua essenza, come vi avevo detto prima, effettivamente spaccando le bambole. E credo che lei possa divenire tipo l'agente Smith, qualsiasi manichino. Sì. Lei mi è sembrata proprio a un certo punto rendere vivo un manichino. Controlliamo bene se adesso uno dei manichini diventa lei. Sì, ma sicuro? Però... Dimmi. Mi lascia un po' interdetta che un essere con dei poteri così importanti si faccia sfuggire. Una bambina? Siamo piccoli però, siamo topi. Solo perché passi dall'altra parte. Magari c'è un cooldown. Tu non puoi sapere qual è il suo potere. Ok, diciamo che in questo momento mi sembra più una cosa dettata dalle esigenze di fare il gioco a stanze piuttosto che... Sicuro, mo ritorna. Ci ho dato mezzo secondo di tregua. Trovo questa parte quasi fastidiosamente superiore al resto.
nel senso che è passato da un horror fiabesco, sì, con mai vene di paura, solo di schifo, ribrezzo, e basta, a delle tinte proprio di horror vero, sì, spaventoso, come poche perle abbiamo giocato qua. Quanti occhi in questa stanza? Tanti occhi già. Gli occhi, come abbiamo detto, sono proprio la propagazione del suo potere. Guardate bene, lei non ci ammazza, eh? Lei ci tortura. Questa è palesemente lei, come si gira. Quanto ci mette ad arrivare, mo che cerco di staccare sta cosa? Niente. Allora esploriamo bene. Quindi lei ha il potere, rimaniamo un attimo fermi per chiacchierare. Lei ha il potere di bloccare attraverso questo potere della luce, non ci ha pietrificati, ma ci ha comunque imposto l'immobilità con la forza, e ci stava facendo fluttuare tipo il raggio degli alieni che ti rapisce, sì, e in più stava facendo fluttuare anche della polvere attorno a noi, e piano piano si stava distorcendo tutta quanta la colonna sonora. Lei ha dei poteri psicocinetici, e infatti è in grado di fluttuare, può smaterializzarsi. Quella scrivania è un essere speciale. Ah, ci controlla. Sì, Marcolino, sono d'accordo, è praticamente una medusa un po' horror fancy. Grazie Spezialissimo che sia buona per il 10° mese, grazie mille. 65 sabba sub goal. È psicospettro. La corsa. Ma non è il tavolino dello specchio, non penso proprio. Il tavolino dello specchio aveva un cuscino sul quale c'era lo specchio. Potrebbe averlo preso con tutto il cuscino, però. Può anche essere lo stesso modello di tavolino. Certo. Mi sto infilando. Eccolo. Eccolo. Prendiamolo al volo. Mi sa che il problema è, non è il riflesso, ma tipo la luce. Perché faccio il rifrazio? Potresti usare la stessa luce che lei ti usa addosso contro di lei, esattamente come Medusa. Medusa viene sconfitta perché Teseo ha uno scudo che ha uno specchio, e quindi le usa contro il suo raggio pietrificante. Potrebbe avere senso. Minchia. Questa mi sa che è una boss fight, ragazzi. E riappare da dietro. Questa mi sa proprio di boss fight. Devi andare nella luce perché sennò non la vedi. Comunque no, sembra che lo specchio abbia anche lui un potere. Grazie Zergantis the ride. Benvenuti. Devi muoverti e entrare nella luce. Sembra molto semplice in realtà rispetto a tutto il resto che abbiamo fatto. L'ho detto. Però ti seguo con gli occhi. Non ti preoccupare.
le sto facendo veramente male. Ma dovrò scappare. Ci sarà un momento in cui lei muore. Ti è rotto? Non si è rotto lo specchio. Mangi. Ora io quindi cosa faccio? L'assorbo. Il disegno. Te lo ricordi? Lei è disegnata in mezzo all'oscurità. Sì, sì. Penso fosse la fine. Ma in realtà dobbiamo fare DLC nel caso, come ci hanno detto. Il gioco non finisce qui. Lei ora ha questo... Ah. Io ora ho il suo potere, credo. Lo vedi che controllo l'oscurità? Sono i tizi che mangiano. Secondo me li ammazza tutti. Tu stai per fare un massaggio. Anche secondo me lei sta per fare. C'è proprio la camminata da massa. Little Nightmare sia tu. Minchia, mi piace che il Little Nightmare sei tu. Quindi questo è di solito quello che faceva lei. In realtà questa cosa ci insegna cosa facesse lei. Lei passava e li assorbiva. Quindi lei è una donna che vive in eterno assorbendo i tizi che attira nella sua dimora, offrendogli cibo gratis e drogandoli probabilmente in una barca affinché possano non resistere in qualche modo. Al richiamo del cibo. Dopodiché cosa fa? Soddisfaceva i suoi istinti materni? Coltivando bambini? Ci mancano i bambini. Ci manca cosa facessero i bambini. Ma soprattutto noi chi cazzo siamo? Lei non ha mai provato a ucciderci, eh? Noi vivevamo con lei, ne sono abbastanza sicuro. Lei non ha mai provato a farci del male. Gli altri lo hanno fatto semplicemente perché sono stupidi. Già. Ragazzi, è chiaramente questa. Non sono sicuro, Calogeros, che per ora si possa dire in maniera incontrovertibile che i bambini sono la pietanza speciale di questo luogo, perché al contrario, nessun altro oltre noi viene dato in pasto ai tizi che sono affamatissimi e sembrano volerci mangiare solamente per lo stesso motivo per il quale noi mangiamo il nanetto. Tra l'altro non sappiamo cosa sono gli nanetti. Ormai non la sto più controllando io, non posso tornare indietro. Allora,
Il gioco ovviamente non è finito, ragazzi, dobbiamo fare i DLC che ci hanno detto essere praticamente la parte più succosa di lore, che sono arrivati dopo ma fanno parte proprio del gioco. Manca da capire, grazie Guilherme CHD, ci manca da capire tanto, tantissimo. No, assolutamente. Tantissimo, manca da capire la maggior parte della roba. Ah, che cosa è... Ah, la quantità di nani alla fine cambia in base a quanti ne trovi. Liberati. Allora, noi che cosa sia? Cioè, noi da dove veniamo fuori? Probabilmente, secondo me, siamo tra i bambini allevati da lei. Secondo me lei ne aspetta, seleziona... Aspetta, no, aspetta, disclaimer importante. Il fatto che ci siano i titoli di coda non vuol dire che via libera a... Ai spoiler, a, no? Ai discorsi da chi conosce le cose che ancora non abbiamo giocato. Essendoci dei DLC ed essendoci un numero 2... I discorsi che potete fare in chat rimangono fermi a quello che conosciamo adesso. Quindi se cose che noi non conosciamo non le abbiamo viste, non le dite in chat, ok? Esattamente. Mi raccomando. Dicevo, tra l'altro, allora piano. Ah, non sappiamo perché i bambini venissero allevati qui. Sappiamo solo che ad oggi nessuno di loro veniva maltrattato. Contrariamente a quanto pensavamo all'inizio, non abbiamo mai visto un bambino maltrattato, mai. Sembravano tenuti in un normale collegio, sì, alla fine, cioè sembravano avere un dormitorio, una mensa, una sala ricreativa, e l'unica cosa che ci ha fatto presagire che non fossero tenuti in cattività era l'aver trovato le versioni pietrificate dei bambini in quella zona di controllo dell'occhio, più ovviamente il fatto che uno dei cuochi imbalsamasse alcuni dei cadaveri. Concordo. Però di base, già, che poi non sappiamo neanche quello che cazzo li imbalsamava a fare. No, il cuoco imbalsamava quei cadaveri, quei bambini che venivano, imprigionati dal custode, perché erano nelle gabbie che trascinava il custode. Quindi probabilmente i bambini, l'ala dedicata ai bambini, la zona dedicata ai bambini era sotto controllo del custode, che infatti è quello che entra nella, corretto, a cercarti. Nel dormitorio. Alcuni bambini vengono inviati all'ala della cucina, ma nessuno di loro in teoria sembrava essere poi effettivamente mangiato dagli adulti, i cui corpi finivano nella parte in realtà di mezzo, tutti quanti incartati e infilati dentro quelle casse. Gabbie con dentro i bambini. I bambini venivano però intrappolati. Abbiamo detto adesso, no? Cioè, alcuni bambini venivano poi effettivamente messi in gabbia. Ma in gabbia per cosa? Per essere portati da lei? Per essere valutati da lei? Ma poi alcuni sembravano tipo bruciati o pietrificati, ma comunque avevano ancora delle animazioni di movimento, come se respirassero, tipo dondolavano dentro, seduti dentro la cella. Però avevano una texture e un colore molto simile a quella dei bambini pietrificati nelle stanze dall'occhio, fuori dalle celle. Neanche questa cosa è un po' vero. Allora, diciamo che non abbiamo certezza che i bambini venissero mangiati, non venissero mangiati, non lo sappiamo ancora, ragazzi, perché nelle tavole dei cicciottelloni c'erano pesci e carne generica, boh. E certo è che il potere dell'oscurità ti permette di essere utilizzato per assorbire l'energia vitale degli esseri umani, quello che fa la bambina mentre passa accanto ai ciccioni. Quindi lei è, secondo me, una donna immortale. Questa medusa è praticamente in versione geisha, che può assorbirti. E ad ora la teoria che mi viene in mente, ma di pancia, può essere il: lei voleva soddisfare in questa eterna vita l'istinto materno, quindi di tanto in tanto selezionava alcuni bambini della sua fattoria e li cresceva personalmente. E perché noi siamo dentro i disegni? E perché noi ci vediamo già con l'oscurità, quasi come un foreshadowing del finale? Perché noi ci vediamo
circondati. C'è un loop? C'è una ciclicità delle cose? In teoria non possiamo già aver vissuto tutto questo, perché se lo abbiamo già vissuto lei muore, poi come fa a risorgere? Cioè lei è la donna adulta, no? Quindi cos'è? Un ciclo in cui noi falliamo fino a quando l'ultima ripetizione è quella che effettivamente giochiamo, dove riusciamo a ucciderla? Allora, diciamo che sicuramente faremo il 2, ragazzi, cioè non lo metto proprio in discussione. E i DLC, prima i DLC e poi il 2, facciamo tutto in ordine. E io sono rimasto molto soddisfatto, soprattutto sì, da quest'ultima parte, e voglio fare il 2 soprattutto perché leggo molti di voi che dicono che il 2 è 10 spanne sopra l'1, e a me l'1 già è piaciucchiato, non siamo ai livelli di Inside manco lontanamente, ma mi è piaciuto. Diciamo che questo per me è un'ottima esperienza, una buona esperienza, una discreta esperienza, un buon 8. No? Un'esperienza di quelle che ti lascia soddisfatto per un seguito. A livello di gameplay l'ho trovato un po' povero, perché comunque non c'erano grossissimi indovinelli. Il più grande è stato il modo in cui uccidere il custode, quindi mi aspettavo un crescendo e invece c'è stata un'involuzione da quel momento. Non ci sono, ma a parte, cioè vi ho detto, no, non fate backseating, ma di che dovevate fare backseating in questa live? Non abbiamo dovuto risolvere niente, se non a parte lo specchio, ma comunque anche lì una cosa veramente microscopica. Quindi secondo me il 2, secondo me il 2 deve allargare. Ho letto un commento, ma non so se l'ho letto bene, praticamente qualcuno ha scritto che il 2 aumenta nel macroscopico la lore, okay, mentre il DLC spiega qualcosina in più, ovviamente. La televisione? Sì. Ah, ecco Mike. Ciao Mike. Hello. Il 2 è quello, quelle 10 spanne sopra, non è Inside, anche solo da quello che mi hai raccontato, ma è un gran sequel e l'immaginario che lascia è memorabile. A me non è piaciuto molto il gameplay del gioco, è veramente poco enigmi, è veramente poco platforming, molto sporchino tra l'altro, abbiamo visto tante volte bug, glitch, per carità, magari a voi non è successo, ma a noi sì, tante volte il fatto che i mostri si comportassero male me l'ha fatta scendere. La boss fight finale, peraltro, non mi è sembrata particolarmente brillante, no. Ti dovevi limitare a girarti verso di lei con una finestra di tempo gigantesca. Ampissima, e quindi non so, e forte la parte horror finale, veramente molto bella, perché finalmente hanno giocato sul invertire i processi che ti avevano fatto assimilare nella prima parte, quindi ti abituano a essere inseguito da energumeni rumorosi per poi non farti più inseguire. Quella sezione, quei 10 minuti da quando abbiamo rotto il vaso al momento in cui lei è comparsa la prima volta, sono stati la parte più preziosa di Little Nightmares. Gesù. Quindi non era la parte di sopra della ciminiera, ma era questa sorta di atollo che ha effettivamente una ciminiera. Ma... grazie per aver giocato. Okay. Ma allora lei è appena uscita, quindi sì, era dove eravamo noi. Ah, lei è appena uscita. È davvero un sommergibile? Non so, sembra in realtà una... Eh no, è la parte più in alto del sommergibile. Sembra rocciosa lì. Gigante, no? Ma se te dici che è appena uscita da lì, Però sì, penso sia appena uscita da qua. Forse è davvero un sommergibile. E quindi era molto, come dire, licenza poetica la candela sopra la cupola. A meno che lei non abbia viaggiato fino a qui, ma la cosa più probabile è che fossero lì dentro. Quindi che puoi fare adesso? Niente. Giocare DLC. Chissà, quindi il 2 continuerà da qui? Noi siamo già medusoidi, il 2 aggiungerà nel gameplay il potere oscuro che abbiamo assorbito? Un po' alla Resident Evil 9? Che sarà sicuramente un gioco Marvel? Io ho tanta paura. Beh,
E adesso extra. Ah, aspetta. Il nome della protagonista è dato solo via achievement. Come si chiama? O nel sito ufficiale. Ditecelo allora. Beh, sì. Maschere. Stessa cosa per il nome ufficiale degli ignometti. Beh, va bene. Aspetta un secondo. Ah, possiamo equipaggiarci queste maschere. Ah. È chiaramente quella del tizio col pavillon. Si chiama Six. Allora potrebbe avere proprio il nome. Pigiato su concept art, ma non gli è piaciuto. Ah, gli gnomi si chiamano gnomini. Qui concept art. Le sanguisughe qui vengono immaginate con delle gambe, ma non le ho mai avvertite come tali. No. Chissà in base a cosa si sbloccano. Non lo so, ma guardiamole. Il bagno con i primi quadri. E il custod. Aspetta. Dimmi tutto. Non ha una maschera. È proprio un manichino. È tipo alla pelle. Eh? Alla pelle. Cadente. Sì. I cuochi che sono tre qui, tra l'altro. Sono tre cuochi qua. Vedi che è la parte di sopra. È la parte di sopra, quindi. Quindi quando emerge. Ma in realtà credo che non rimanga mai sommerso completamente, ma che si nasconda da atollo con un faro. Te dici, come fa a nascondersi un'isola? In realtà rimane sotto il pelo dell'acqua. Sì, sì, sì. E fa finta di essere un isolotto con un faro. Fa arrivare i tizi ai quali promettono cibo gratis. Uh-huh. E poi li inculano. Aspetta, che questa l'ho skippata veloce. Uomini affamati. Lei che cerca di scappare. Teoria da blind. Tutti i servi sono manichini. La donna si serve dei clienti per avere pelle per rivestire i manichini. Anch'io ci ho pensato. Cosa mai vista questa? Cos'è sta roba? Allora, ti posso dire una cosa? Perché questa cosa me l'ha ricordato dopo che questa qui, aspetta, dopo che questa qui me l'aveva suggerita. Qui ho visto lei spostare della carne e ho detto, strano, non l'abbiamo mai fatto nel gioco. Qui lei sta pulendo una chiattona. Forse lei era una serva? Lei prende i bambini affinché alcuni di questi si mettano a curare particolarmente i clienti prima della mietitura? Lei qui stava spostando la carne? Stava servendo ai tavoli? Che ne dite? Sono due manine sotto. E abbiamo finito. Purtroppo, ce ne sono altre, ma... Come si sblocca? Ragazzi, per i DLC dove devo andare? Non ce li ho? Devo comprarli? Io credo che lei servisse lì. Lei faceva parte dello staff. Probabilmente tutti i suoi figli fanno parte dello staff. E alla fine si è ribellata. Selezione capitolo. Grazie a Ramarro Marrone che si abbona per l'ottavo mese. Grazie mille. Dipende che versione del gioco hai preso. Ah, ma ora... Vediamo. E questo? What? Ma vanno acquistati. Ah, sono questi DLC? Mm-hmm. 1, 2 e 3, giusto? Expansion Pass. Ma chi è lui? Acquistato. È già acquistato, quindi... E come funziona, ragazzi? Ce l'ho. Scaricarli manualmente. Non li hai scaricati. Comprati ma non scaricati. Devo fare aggiungi alla raccolta. Perché infatti è già acquistato. E infatti mo parte. Il progresso è Beh, entriamoci e basta, ragazzi, dai. Ma
Cambia il protagonista. Eh sì, un bambino c'è la bimba e lei imprigionata. In gabbia. What the actual fucco? Beh, se siamo sei. Ma chi è questa? Il finale del DLC ti catturerà l'attenzione più di quanto abbia fatto l'esperienza del titolo base. Okay. Però non dimenticare ciò che ti ho detto sulla narrazione, onde non rimanerci male. Occhissimo agli spoiler che da me erano tesissimi dal volermi teasare la beating. Ok, grazie a Mr. TCG che sei buona per il secondo mese. Buona Pasqua a voi e a questa fantastica community, grazie mille. Quindi a sto giro siamo uno dei bambini. E stavamo sognando, stavamo avendo un little nightmare. Vuoi prendere la bambola? Yes. Ma niente telefono. Non ha un accendino, vero? Tra l'altro, avere un accendino non ha molto senso. Lei ce lo aveva perché chissà che ci doveva fare, accendere effettivamente le sigarette. Le sigarette. Che ci fa una bambina con un accendino? Basta però, perché sennò facciamo le una di notte. Le abbiamo già fatte, veramente. Sono mezzanotte e mezza. Omran. Ragazzi, 3 ore di streaming. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Che domani ci sono da fare un sacco di cose. E soprattutto questa settimana è devastante. Abbiamo, ragazzi, dovremo rimandare, ve lo diciamo già da adesso, il video dei Sinoiani. È impensabile farlo questa settimana. Banalmente perché non sapevamo fino a 3 giorni fa che avremmo fatto gli internazionali di Francoforte. E quindi abbiamo un sacco di lavoro da fare per gli internazionali, ma tipo un sacco, un visibilio. E abbiamo dovuto mettere un team in piedi in pochi secondi. E quindi insomma ci dovremo lavorare tanto. Ci lavoreremo in realtà anche al video, ma non riusciremo ad arrivare alla pubblicazione. Lo sappiamo per certo. Speriamo che non esca un nuovo trailer, ragazzi, questa settimana. Speriamo di no, perché sennò ovviamente. Vabbè, se esce l'internazionale, cazzi, nel senso ci si lavorerà poi. Però se esce prima, cercheremo di lavorarci prima, ma ci auguriamo francamente di no. Secondo me comunque il trailer esce a maggio, però Dio sa. Ragazzi, c'è qualcosa all'internazionale, metto. Grazie dello splendido supporto. 3338 sub, veramente sono tanti. Grazie mille, grazie dello splendido supporto che ci date. Grazie mille a Lufa PS che si abbona per il quarto mese. Siete tanta roba, un abbraccio a te, grazie mille, grazie. E vedremo, insomma, ragazzi, ovviamente faremo quello che va fatto. Ci auguriamo però che non sia una settimana pesante, perché lo sarà già in realtà per via proprio dell'internazionale, al quale francamente vorremmo dedicare il 100% dei nostri sforzi. È 2 anni che non possiamo fare un lavoro del genere. Sì, vorrei davvero che fosse un po' di più. Su Pokémon Central News girava la voce dell'uscita di aggiornamenti il 24 aprile. Vabbè, ragazzi, allora gira sempre la voce di un trailer, dovreste aver imparato ormai. Ogni settimana qualcuno ha detto che il trailer è questa settimana. Se vi ricordate, 2 settimane fa avevano cambiato la descrizione, il trailer era imminente, sempre imminente sto trailer, continuamente. Vabbè, però 24 è la domenica della finale degli internazionali. E il 24 perché al solito programma giapponese hanno annunciato novità sui giochi Pokémon domenica prossima. Pokenchi parla di novità per il 24. Allora aspetta, però Pokenchi, ragazzi, vi ricordo quante volte Pokenchi ha fatto It's Fucking Nothing, almeno per tutta la campagna di Spada e Scudo. Ogni volta che hanno detto che a Pokenchi ci sarebbe stato qualcosa di nuovo, erano i commentatori di Pokenchi che facevano sull'ultimo trailer. Come si chiamavano i noodle? Non me lo ricordo, però sì. Io non mi fido molto di Pokémon Noodles, giusto. Io non mi fido molto di Pokenchi. Però ragazzi, se poi 24 notte vorremmo guardarci Pokenchi insieme, poggers, facciamolo. Però non ci non ci fate la bocca. Secondo me il trailer arriva, come sempre, nelle ultime 3 campagne marketing. Quindi parliamo di ormai 8 anni. No, 6 anni, perdonatemi. Negli ultimi 6 anni il secondo trailer è uscito a maggio, quindi salvo
cose particolari e maggio. Ricordatevi che l'internazionale è molto importante per noi, un po' tanto meno per The Pokémon Company, visto che è una divisione interna Play Pokémon che gestisce il competitivo, non è il mondiale, l'internazionale Francoforte, non sarà secondo me una tappa seguitissima, è su Spada e Scudo, un gioco dimenticato da Dio purtroppo, quindi io dandovi il mio feedback è a maggio, ma ovviamente liberi di sorprenderci, siamo... abbiamo vissuto nell'era dello Shadow Drop con Leggende Pokémon Arceus, quindi per quanto ne sappiamo ci sveglia domani, c'è un trailer. Ragazzi, buonanotte, grazie mille del supporto costante, grazie mille, lo sapete insomma quanto vale. Faccio il buonanotte, vi faccio il buonanotte. Little Nightmares, bene? Non benissimo, ma bene. Vabbè, però vediamo col DLC, vediamo fino in fondo. Vediamo col 2, fino poi a godere con Stanley Parable il 27. Yeah. Incontrerò questo gioco del quale tutti mi parlano bene e vedremo insieme come sarà. Ragazzi, il good night e il ci si becca. Ciao. Gianni Morandi.